Benvenuti, bentornati su Florence International Radio. Ovviamente ancora la notte del mistero, il giovedì alle ore 21.30. Con me la Vera, che starà dietro alla chat di YouTube, Florence International Radio, la pagina ufficiale di YouTube. E con noi in collegamento abbiamo Igor, Max e Deborah. Ciao ragazzi, buongiorno, anzi buonasera. 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 A voi ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti, e questa sera siamo, come potete vedere, con lo scrittore Max Parisi, autore insieme a Otello Lupacchini del libro 12 donne, un solo assassino, e anche poi nel 2008 di Assassini in libertà. Siamo con Igor Patruno, anche lui scrittore, esperto riconosciuto del caso di Via Poma, ma non solo, sta anche preparando un libro insieme a Giacomo Galanti su Nada Cella. E a questo punto cominciamo a intuire che questa sera si parlerà di donne. Donne scomparse, donne, aggiungo io, anche dimenticate. Ed è per questo che noi ne vogliamo riparlare, perché vogliamo che i loro casi, che sono rimasti irrisolti, vengano ricordati, vogliamo che emerga qualcosa di nuovo, desideriamo sapere cosa è a loro successo. E non soltanto noi, anche i nostri ascoltatori, che nel corso delle puntate precedenti ci hanno chiesto proprio di approfondire questo tema di donne scomparse e donne dimenticate. E adesso andrò in ordine di tempo, perché questa sera parleremo di tre casi. Nel 1987, il 13 agosto, viene ritrovata sulla scogliera del Tiguglio Gabriella Bisi. E Alessia Rosati invece scompare da Roma, è una studentessa, e scompare il 23 luglio del 1994. Maddalena Cindrish, giusta la pronuncia Igor? Cindrish. Maddalena Cindrish invece scompare da Roma il 31 maggio 1995. Di queste tre donne, soltanto di Gabriella Bisi abbiamo avuto la certezza che purtroppo ha fatto una brutta fine, è morta, però non si sa perché e per mano di chi. Mentre nel caso di Alessia Rosati e di Maddalena Cindrish sono scomparse nel nulla, si sono volatilizzate, appartengono a quei casi di persone che scompaiono dalla faccia della terra e noi non vogliamo che vengano dimenticate. Per questo adesso io lascio la parola a Igor Patruno. Sì, hai detto esattamente quello che andava detto, è proprio così. Quello che anima Max e quello che anima me è un po' proprio questo, quello che tu hai appena finito di raccontare, ovvero è il tentativo di non far dimenticare, ma soprattutto di andare oltre, no? di capire che cosa è accaduto. Noi questa sera racconteremo tre storie, per cui andremo abbastanza rapidi, abbastanza veloci nel farlo. Inizierò io parlando di Alessia Rosati, poi Max parlerà della Bisi. Diciamo che c'è un libro che lui ha scritto, che io ho letto e che probabilmente presto, lo speriamo, vedrà la luce, come si dice, no? Sarà dato alle stampe. E poi insieme affronteremo l'ultimo caso che per me è poi particolarmente coinvolgente, perché conoscevo la Cindrish. E conoscevo naturalmente anche il suo ultimo grande amore, cioè Aldo Rosselli. Allora io andrei subito ad iniziare con la storia di Alessia Rosati. È il 23 luglio del 1994, un sabato, e sono le 8.30 del mattino. Siamo a Roma, via Val di Non. È una strada non troppo lunga che si trova nel quartiere delle Valli. Infatti le strade là attorno si chiamano via Valmaggia, via Valdala, via Valpusteria, via Valsaveranche e via di seguito.
Via Val di Non si sviluppa a partire da un parcheggio, poi c'è una piazzetta che si chiama Largo Val Sabbia e si immette in via Concadoro. È una strada di edifici a sei piani, non particolarmente attraenti dal punto di vista architettonico, per lo più risalenti agli anni 60. Siamo in un appartamento di questi edifici, di uno di questi edifici. L'ingresso dell'appartamento si affaccia su una cucina, girando a destra c'è un corridoio e subito a sinistra c'è una stanza. Da questa stanza esce una ragazza, si chiama Alessia, ha compiuto 21 anni a marzo del 1994. Alessia informa il fratello che andrà ad assistere all'esame di maturità di una sua amica che si chiama Claudia. Questa Claudia è davvero molto legata ad Alessia perché si conoscono fin dalle scuole medie. Alessia è iscritta all'università, è iscritta a lettere. E Claudia è certamente, appunto, come dicevamo prima, la sua amica del cuore, quindi non c'è nulla di strano che vada ad assistere appunto alla sua maturità. Alessia apre la porta, esce, la porta dell'appartamento si chiude e quella è l'ultima volta che un familiare la vede. Ha la possibilità di parlarci, di vederla. Ma, e questo è un dato importante, tenetelo a mente, ce ne sono tanti di dati importanti in questa storia, non è l'ultima volta che Alessia mette piede in quell'appartamento. Dalla testimonianza di Claudia sappiamo che effettivamente lei assiste al suo esame di maturità. Sappiamo che le due amiche restano a chiacchierare per un po' insieme, poi salgono su un autobus che percorre la via Nomentana e alle 12:45 si salutano nei pressi di un centro sociale che ha un nome molto particolare. Hai visto Quinto? Proprio col punto interrogativo. E che si trova a via Valpellice, stiamo parlando di 4-5 minuti di strada da via Val di Non, dove Alessia abita. Qui va fatta una prima precisazione. Alessia frequenta quel centro sociale, così come frequenta anche quel che resta nel 1994 dell'autonomia operaia e della sua sede che, come molti sanno, si trova a San Lorenzo. Questo è un periodo, diciamo, l'autonomia ha avuto importanza dal punto di vista storico in questo paese, diciamo negli anni 70, sul finire degli anni 70, perché soprattutto nota per i comitati di lotta dentro alcune strutture molto importanti, come ad esempio l'ospedale policlinico. Nel 1994 a Via dei Volsci non c'è più quella gente, o meglio, c'è una nuova generazione. E questo è il periodo dei centri sociali, tra questi appunto Forte Prenestino, il Brancaleone e altri. Ecco, torniamo appunto al 23 luglio. Una vicina di Alessia, sì, una vicina di casa di Alessia, quindi abita nello stesso edificio,
la vede intorno alle 13 nell'androne, appunto, del palazzo. Alessia, quindi, come dicevamo all'inizio, è rientrata a casa. Ecco, riepiloghiamo un attimo gli orari. 8:30 esce di casa. Intorno alle 10:50, da quello che ho potuto leggere dal verbale di Claudia, c'è il suo esame di maturità. Le ragazze stanno insieme, 12:45. Le due ragazze, cioè Alessia e Claudia, si lasciano, si salutano. 12:55, l'una, Alessia entra di soppiatto a casa, probabilmente prende qualcosa, porta con sé la sua borsa prediletta, piuttosto capiente, ed esce prima dell'arrivo dei genitori. Adesso va fatto un piccolo intermezzo, va spiegato un po' perché Alessia, o meglio i suoi genitori, pensano che Alessia possa, almeno lo pensano nelle prime ore, possa essersi allontanata di casa, diciamo, di sua volontà. Ecco, quel sabato 23 luglio la famiglia Rosati si prepara in qualche modo ad andare in vacanza. Non sappiamo quanto sarebbe stato lungo questo periodo di vacanza, ma sappiamo che si preparano a partire per un posto, per un luogo che in realtà è una frazione del comune di Spoleto che si chiama Bazzano Inferiore. È un luogo dove abitano circa 400 anime. È evidente che ad Alessia, che appunto frequenta questi ambienti, ha una vita sociale abbastanza intensa come una ragazza di 21 anni, beh, non è che vada molto di andare a trascorrere un periodo di vacanza in questo luogo. Questo è certo, perché a casa ne hanno parlato più di una volta. Però poi alla fine Alessia sembra aver accettato, sembra aver deciso che partirà insieme alla famiglia. In realtà la mamma, dopo il rapimento, racconterà che un pomeriggio aveva visto, insomma, la figlia un po' strana, la ferma prima che esce, le chiede di aprire appunto questa borsa a sacchetto che Alessia ama portare con sé, e dentro c'è un pigiama. Alessia, con un po' di ritrosia, racconta che in effetti quella sera avrebbe voluto passare appunto la notte fuori. Sempre la madre si ricorderà poi che la figlia, che amava molto i libri, ne aveva venduti alcuni, e in particolare aveva venduto la sua collezione completa di romanzi di Agatha Christie. E perché l'aveva fatto? Beh, insomma, è evidente, molto probabilmente, questo poi pensa nell'immediato la mamma, l'aveva fatto per procurarsi appunto dei soldi. Insomma, la sera del 23 luglio Alessia non torna a casa. Il papà va a Via Gottardo, ora non c'è più, ma nel 1994 c'era il commissariato, vuole sporgere denuncia e alla fine gli dicono che non è possibile, bisogna attendere le 48 ore canoniche, perché comunque Alessia è maggiorenne. Insomma, in quelle prime ore la famiglia pensa a una scappatella. Passa la domenica, passa il lunedì
e arriviamo a martedì 26. Ecco, martedì 26 accade qualcosa di inatteso. Claudia, l'amica del cuore, riceve una lettera. La apre e resta decisamente sorpresa. Noi adesso questa lettera la leggiamo insieme e poi vedremo un attimo quali sono un po' le caratteristiche che emergono, gli elementi, ecco, che emergono da questa lettera. Sappiamo per certo che è stata Alessia a scriverlo, non solo perché Claudia ha riconosciuto la scrittura dell'amica, ma anche perché c'è stata una perizia che ha certificato che la lettera è stata scritta da Alessia. Leggo quello che scrive Alessia a Claudia. Cara Claudia, questa volta è successo tutto all'improvviso. Ho incontrato un ragazzo a Via Concadoro che è stato molto importante per me. Lui stava partendo e se non lo facevo subito non lo avrei più fatto. Dovevo scappare da questo anno di merda. E poi lunedì sarei anche dovuta partire per quel paese di merda e tu lo sai quanto lo odio. Ce ne andremo in giro per l'Europa e non so quando tornerò. Ho bisogno un po' di evadere. Ora mi sento quasi rinata, soprattutto perché avevo voglia di viaggiare. Io non mi sento di dirlo ai miei. Ti prego, avvertili tu. E poi la lettera si conclude con questa frase, che è molto importante. Mi dispiace che non ci vediamo, ma tanto sarebbe rimasta solo domenica. E poi firma Alessia. Ecco, vediamo un attimo insieme quali sono gli elementi strani. Elementi strani che sul momento in realtà non emergono, emergeranno la loro stranezza emergerà solo qualche anno dopo. Intanto noi sappiamo che la data di partenza per le vacanze era quel sabato. E allora perché Alessia scrive e poi lunedì sarei anche dovuta partire per quel paese di merda? E poi alla fine, perché proprio alla fine scrive ma tanto sarebbe rimasta solo domenica, fra parentesi, per vederci? Poi l'altro elemento che va tenuto presente è un ragazzo a Via Concadoro molto importante per me. Ecco, e questo è davvero un elemento strano, no? Un elemento particolare, intanto perché Alessia sta parlando con la sua amica del cuore. Se si riferisse, se avesse voluto riferirsi a qualcuno, no, dei suoi amori giovanili, tanto importante per me, beh, insomma, gli avrebbe detto il nome. Invece sembra che parli di una nuova conoscenza, di una conoscenza della quale in realtà Claudia, poi insomma lo dirà, non sa assolutamente nulla. Ultimo punto, noi sappiamo che Alessia fa perdere le sue tracce dal pomeriggio di sabato. Poi c'è la domenica e la domenica solitamente, soprattutto nel 1994, diciamo che le cassette postali, cioè le cassette della posta, non venivano svuotate. Alessia, o chi per lei, non è che ha fatto una raccomandata, insomma, no? Ci ha messo un francobollo e l'ha imbucata. Allora, risulta curioso che
la mattina di martedì, nella mattinata di martedì, questa lettera venga consegnata al destinatario. Risulta curioso perché, diciamo, giunge con un solo giorno di lavoro. Poi c'è anche una testimonianza. Nei giorni successivi al rapimento, quando già è stata fatta la denuncia, quindi stiamo parlando di una decina di giorni dopo il rapimento, il fratello di una amica di Alessia va dagli inquirenti e dice di aver visto appunto Alessia. Ha visto Alessia in via Conca d'Oro ed ha avuto l'impressione, questo si legge appunto nel suo verbale, di essere stato a sua volta notato da Alessia, perché questa avrebbe diciamo avuto una reazione, no? Si è accucciata di scatto e lui ha avuto la sensazione che volesse nascondersi. Ecco, il ragazzo descrive anche l'automobile, è una Peugeot 205 di colore bianco, recante su entrambi i lati la scritta Rally. Le indagini vanno avanti, ma l'esito è negativo, non c'è verso, di Alessia non c'è nessuna traccia. In realtà di questa storia, beh, insomma, è una storia della quale diciamo non c'è alcuna traccia sulle agenzie. Il nome di Alessia Rosati non c'è, almeno fino al 2015. Nel dicembre 2015 cambia tutto. Perché cambia tutto? Cambia tutto perché nell'ottobre del... Io li ho stampati. Nell'ottobre di quell'anno un signore molto noto agli appassionati e a chi segue il caso di Orlandi o della Gregori, un signore che si chiama Marco Fassoni Accetti, poi vedremo che questo nome tornerà anche in un'altra delle tre storie che questa sera vi racconteremo. Ebbene, il 22 ottobre nel suo blog Accetti parla di un'altra Emanuela Orlandi. Io leggo solo qualche brano di quello che scrive. Accetti pubblica questo post fa varie considerazioni. Comunque, ad un certo punto dice: l'episodio che vado ad illustrare è stato da me prescelto tra tanti in quanto ha una contiguità con il caso della Catherine Skerl, il cui possibile trafugamento costituisce un'altra conferma su quanto da me affermato. E poi aggiunge, racconta una strana storia, ecco, diciamo, nel 93 all'interno del SISDE si verificarono delle notevoli turbative nel cui ambito esercitammo, quindi a questo punto usa il plurale, nel cui ambito esercitammo delle pressioni nei confronti di alcuni membri del suddetto servizio. E secondo uno dei nostri moduli di operare, abbisognavamo di una ragazza con estrazione di sinistra per chiederle di collaborare nell'esercizio di queste pressioni. Quindi, insomma, per farla breve, vogliono fare delle pressioni a qualche funzionario del SISDE e vogliono inventarsi una trappola, evidentemente, dove avrebbe avuto un ruolo
una ragazza. Fino a questo punto, no, il nome non c'è, ma nel novembre, il 4 novembre del 2015, Marco Fassoni Accetti fa il nome di questa ragazza e dice: con Alessia Rosati ed alcuni compagni del comunismo romano ci accingevamo a compiere un'azione che ricalcava i finti sequestri della Orlandi e della Gregori. Le componenti comuni erano l'abbandono volontario della propria famiglia, la presenza al momento della scomparsa di una amica, la presenza di un ragazzo che apparentemente induce alla fuga per motivi sentimentali ed altro. Dopodiché Accetti racconta tutta la storia, racconta come ha avvicinato Alessia, come si sarebbe messo o avrebbe coinvolto in questo piano alcuni compagni di Alessia, e dopodiché continua a raccontare, no? Continua a raccontare, dice che praticamente per quasi 15 giorni la ragazza ha vissuto con lui, che si aggirava anche per il suo quartiere, ma avevano preso appunto tutta una serie di precauzioni affinché non venisse riconosciuta. Insomma, le chiacchiere che fa Accetti, francamente, le trovo abbastanza noiose. Comunque, quello che lui racconta è questo: 15 giorni dopo Alessia scompare e francamente non se ne sa più nulla. Da quanto sono riuscito a capire leggendo tutte le cose che Accetti ha scritto su Alessia Rosati, è come se lui desse la responsabilità della sua scomparsa non tanto appunto, no, a se stesso o a questa ipotetica quanto fantomatica tentativo, no, di non so come lo possiamo dire, di mettere nei guai, di inguaiare di un dirigente appunto del SISDE, ma ai suoi stessi compagni, cioè ai compagni che, da quanto aveva affermato, quindi i compagni del centro sociale, i compagni che frequentava Alessia. Diciamo che almeno quello che accade dopo il 2015 è che finalmente vengono svolte indagini piuttosto serie. Vengono riascoltati tutti i testimoni e la posizione resta aperta. Resta aperta almeno fino al 2018. Quindi diciamo che il tempo di sentire tutti, di fare ulteriori accertamenti c'è stato. Accetti non viene ascoltato. D'altra parte, tenete presente che la maggior parte dei suoi post sono indirizzati contro chi l'ha visto di Rai 3, contro alcuni magistrati, quindi estrapolare informazioni da quello che scrive è anche piuttosto complesso e complicato. Nei fatti, ad oggi, di Alessia Rosati non si sa nulla. Nulla più di quello che ho raccontato. Ecco, Igor, c'è un commento che ci è arrivato sulla chat che è interessante, magari è una questione che conosci già. Roberta ci scrive: ho appreso in un forum, da valutare l'attendibilità ovviamente,
che qualcuno chiamò la famiglia dicendo che Alessia avrebbe dovuto smettere di dare botte e di far dare botte. È una conversazione pubblica, poi aggiunge Roberta. Insomma, fa pensare qualche rancore di diverse fazioni politiche che si picchiavano. Beh, sì, questo è quello che diciamo sostiene, questo fa un po' parte della tesi sostenuta da Accetti. Io francamente non so dirtelo, non ho avuto modo di guardare tutti i verbali. Diciamo che sono riuscito a trovare alcune carte dell'inchiesta, d'altra parte è un po' che sto appresso alla Rosati, poi ho parlato con Max della vicenda Accetti, che lui conosce meglio di me, la vicenda Accetti in generale, e quindi abbiamo fatto insieme delle considerazioni. Naturalmente è possibile tutto, no? È possibile tutto. D'altra parte, ecco, una cosa che mi viene in mente è che Alessia collaborava con una rivista di quell'area, dell'area dell'autonomia, così la possiamo chiamare. Scriveva, quindi insomma era una ragazza intelligente, faceva parte addirittura della redazione, no, di questa rivista, di cui facevano parte poi personaggi anche abbastanza noti che poi hanno fatto carriera politica. Adesso è inutile citarli per nome, che hanno fatto carriera politica, diciamo, nelle formazioni di sinistra. E sono anche arrivati a sedere non solo in consiglio comunale, ma anche almeno uno in Parlamento. Però detto questo, ecco, io credo che però io trovo Accetti, un punto, insomma, quello che sostiene Accetti sia difficile, insomma, io non riesco a considerarlo, diciamo, non riesco assolutamente a considerarlo come una pista da seguire, ecco, insomma. Poi non lo so, ci sono stati anche dei casi, io ho scritto un romanzo che si chiama I Campi di Maggio, dove si parla di un omicidio che probabilmente è maturato all'interno proprio di quegli ambienti, gli stessi di cui noi stiamo parlando qui. Ma a mio avviso probabilmente non è questo il caso. Ecco, basta pensare ad un fatto, no? Basta pensare a quella lettera, a quanto tempo ci ha messo per arrivare. Troppo poco. Viene da pensare che fosse stata scritta, addirittura spedita prima. Ecco, basta pensare a quello che scrive Alessia. Perché Alessia fa riferimento a una partenza che doveva avvenire il lunedì, quando invece sapeva perfettamente che nel pomeriggio di sabato lei e la sua famiglia sarebbero partiti, o comunque questo lei aveva concordato, questo aveva detto alla famiglia. Fa, diciamo, viene in mente che Alessia, attraverso quella lettera, abbia voluto lanciare un messaggio dicendo: guardate, mi hanno costretta a scrivere questa lettera, però dovete capire da questa inesattezza talmente, come dire, evidente almeno per chi sa leggerla, quindi per la sua famiglia, e ripetuta due volte, ripetuta due volte, che mi trovo in difficoltà. Ecco, secondo me questi sono gli elementi interessanti. Poi ci sono gli avvistamenti, il ragazzo dice di essere sicuro al 100%, insomma, di averla vista dentro un'automobile. Quindi nei giorni immediatamente successivi probabilmente s'aggirava ancora là intorno. Poi, ecco, oltre questo, francamente, almeno in questo momento, non credo che
si possa andare. Però c'è un filo comune, perché nella storia di Alessia Riosati abbiamo un'amica che forse parla poco, che forse si ipotizza, non dice tutto quello che sa. Rosati? Stai parlando della Rosati? Sì, e questo accade anche con Mirella Gregori e accade anche con Katrin Skerl. Allora, ragazze che hanno un'amica che in qualche modo è loro vicina anche negli ultimi istanti in cui sono in giro note, no? E che poi questa amica vicina, guarda un po', non dice tutto quello che sa. Cioè, succede questo anche nella storia di Alessia Riosati, Igor? Ma... Da quello che ho letto, a me sembra che l'amica sia stata piuttosto precisa nel raccontare le cose. D'altra parte, non si sa che altro avrebbe dovuto raccontare. In realtà, Accetti fa riferimento a lei e dice che quando ha contattato per conto dei servizi Alessia, insieme a lei c'era anche questa ragazza, c'era anche appunto Claudia, ma questo lo dice Accetti, però Claudia questa cosa non la conferma, quindi non lo sappiamo. D'altra parte, tieni presente che Accetti nella sua nei post che ha scritto fa riferimento proprio a un modus operandi che prevede in qualche modo appunto un testimone, no? La presenza di un testimone, sì. Oppure almeno una presenza rassicurante che aiuta a irretire delle persone, no? Perché sì, anche questo, che poi tra l'altro nel discorso Accetti si è parlato anche di questo, perché intorno al signor Accetti c'erano anche delle donne, non dico chi, una donna o delle donne di cui si è detto, non lo dico io, si è detto, si è ipotizzato che volontariamente o involontariamente favorissero, diciamo, con la loro presenza rassicurante l'avvicinamento di ragazze, o no? Sì, ma anche di bambini, ragazzi, mica solo ragazze. Cioè Marco Passione, scusate se intervengo, ma Marco Passione Accetti venne condannato per omicidio colposo aggravato perché uccise con il suo furgone, guidandolo, con a fianco una ragazza, una sua diciamo fidanzata, un bambino, e non venne condannato all'ergastolo e accusato contemporaneamente di pedofilia unicamente perché due persone, diciamo così, testimonieranno e daranno a lui un alibi per il quale cadrà l'accusa di essere stato lui a prendere il bambino proprio, un bambino che si chiamava José Garamón. Una di queste persone che testimonia è proprio la persona che tu conoscevi, Igor, e di cui parleremo più tardi. E l'altro è un fotografo che è amico di Marco Passione Accetti e che è anche amico di Pacciani e dei mostri a lui collegato, per mostri intendo i compagni di merende. Verrà anche interrogato durante il processo a Pacciani, che finirà poi come finirà, perché Pacciani poi muore, no? come sapete meglio di me. E per cui Marco Passione Accetti è un sociopatico che ha dei deliri, si inventa di sana pianta cose senza senso, come questa di Alessia Riosati. Voi immaginate se è mai pensabile o ipotizzabile, abbia un senso compiuto, l'idea che venga presa una ragazza qualsiasi di una periferia romana per ricattare i dirigenti del SISDE. Ma questa è una stupidaggine sesquipedale, è un'idiozia clamorosa, è una cosa senza senso, un delirio, una roba di ubriaconi, da pazzi fulminati. Qual è lui? Marco Passione Accetti, che tra l'altro è stato anche recentemente condannato perché in una festicciola ammanetta una bambina di 13 anni, la madre non gradisce, viene a saperlo, la denuncia ai carabinieri, questi lo chiappano
il signor Alcetti venne processato e condannato per questa cosa, eh? Ma recentemente, mica 50 anni fa. Questo è lui, cioè, guarda Igor, cioè, Alcetti è un interessante caso clinico, cioè potrebbe interessare la psicopatologia criminale, ma anche semplicemente studi psichiatrici, cioè è proprio un delirio, lui ha dei deliri di onnipotenza, dei deliri nei quali si inventa cose assolutamente senza senso nella realtà naturalmente, nella sua testa malata sì, quindi scusate ma... Ma guarda, ne parleremo a breve. Ne parleremo. La memoria di Alessia Rosati, la quale ovviamente è morta, poter pensare di dare un senso, ma anche una vaga credibilità a quello che dice questo signore, tranne il fatto che non sia stato lui a assassinarla. Tranne questo. L'unica cosa sensata come ipotesi è che sia lui l'assassino di Alessia Rosati. Punto. Tutto il resto, scusate, ma io mi chiamo fuori, cioè. Il signor, si fa per dire, il signor Alcetti è un che tra l'altro ha minacciato e per questo è stato anche condannato la conduttrice di Chi l'ha visto, e lui stesso si dichiara di adorare, di essere molto attratto dalle bambine, insomma. L'ha dichiarato pubblicamente. In un'intervista a Chi l'ha visto, io adoro le bambine, mi sono innamorato di bambine, allora. Purché abbiano più di 13 anni, così. Non è un caso, perché 13 anni è proprio l'età nella quale lui adesca la figlia della Kindrich, la quale lo dichiara, l'ha dichiarato in un'intervista pubblica. Attenzione, ricordo cosa stiamo dicendo. Sì, non anticipiamo nulla. No, Esther, però... di Esther parleremo tra un po'. Esther, però questo per dare un profilo. Questo personaggio che è a dire poco disgustoso. Cioè... Però in questi adescamenti ci sono coinvolte anche delle donne. Certo, in questi giorni... è la sua fidanzata che così gli fa un po' bordone, parlo dell'omicidio del bambino, di José Garamón, gli fa bordone, gli tiene bordone. Lui si inventa una storia assolutamente folle per la quale era in quella pineta perché doveva andare a vedere il capo della procura di Roma e poteva essere in quella pineta fosse sepolta o prigioniere Emanuele Orlandi. Cioè, ragazzi, è più facile che qualcuno mi racconti che ha mangiato con un extraterrestre, potrei crederci quasi di più che questo signore, di quello che dice questo signore qua. Cioè, ma veramente è assurdo solo pensare di considerarlo attendibile qualunque cosa dica, tranne che sia lui, visto che ha già ucciso un bambino e per questo è stato condannato a, mi pare, 6 anni, solo perché era un omicidio colposo, e li ha fatti anche dalla galera. Ecco, tranne che non lo consideriamo dal punto di vista dell'ipotesi che sia un killer, cioè sia un predatore. Alessia Rosati sarebbe stata una preda perfetta, una ragazza bellissima, non so se potete far vedere una foto, attraente, spigliata, intelligente, insomma. Max, scusami. Ma hai fatto il nome del Pacciani tu? Non ho capito. Hai fatto il nome del Pacciani? Sì, esatto. Gerardo Gherardi. Ma in che senso? No, ma ne parleremo tra breve, perché sennò poi si confonde. Comunque ha fatto il nome di Pacciani perché Gerardo Gherardi, fotografo, che aveva uno studio nel quartiere africano, vicino tra l'altro allo studio di Marco Alcetti, del quale era, diciamo, amico, così dice Alcetti, quindi lo dice lui, che erano amici, e ha testimoniato al processo Pacciani. Anche al processo Garamón, che ha dato l'alibi ad Alcetti dicendo no, non è potuto essere lui, non era lui la persona che ha preso il bambino che abitava i Parioli. Perché è passato qui a prendere una borsa. Una borsa e poi andando a vedere una sacca di tiradamare che non ha senso compiuto, cioè una cosa senza senso, no? Che per ragioni che a me sfuggono sono state considerate queste testimonianze veritiere. Devo ancora capire per quale motivo abbiamo voluto credere a Gerardo Gherardi e anche a Maddalena Kindrich. Tra l'altro la stessa Maddalena Kindrich che in qualche modo getta sua figlia tra le braccia di Alcetti. Attenzione. Questo però è, diciamo, sì, diciamo che
quando ha 13 anni, sai, Igor, c'è una bambina di 13 anni. Grazie alla diciamo Vabbè, però scusate. Diciamo che non voglio, non mi va di pensarlo, ecco, non mi va di pensarlo, però certo molti elementi, poi lo vedremo, questo sospetto lo fanno nascere. Bene. Beh, comunque questi giorni in America c'è un processo a una donna che è stata complice in adescamenti, sì, una donna di altissimo profilo, Ghislaine Maxwell, che è stata per anni, dicono, la accusano di essere stata complice di Epstein, il predatore sessuale di minorenni negli Stati Uniti e un po' in tutto il mondo, perché faceva arrivare ragazze da tutto il mondo. Per cui in questi giorni c'è il primo processo a una donna che ha favorito un traffico di minorenni e gli adescamenti di minorenni. Sarebbe ora che anche da noi si puntassero i riflettori non solo su questi predatori al maschile, ma anche su chi li appoggia e su chi li appoggia ed è di sesso femminile. La qualcosa lascia ancora più basiti, ecco. Ma guarda, Debora, ti devo dire che secondo me, e non solo secondo me, c'era un giro di soldi. Cioè, la chiamiamola fidanzata di Acetti, lo stesso Gerardo Gherardi, insomma, producevano materiale pedopornografico. E questo materiale pedopornografico rendeva dei gran soldi. Evidentemente il rapporto fra Acetti e questo fotografo, Gerardo Gherardi, era un rapporto molto stretto, ma non era un rapporto di amicizia, era un rapporto, tra virgolette, professionale. E quindi era un, sai, una specie di doppio ricatto, no? Se tu parli io parlo, tu mi aiuti io ti aiuto. Se provi a dire che io ho preso il bambino, allora altro, perché io faccio l'ergastolo, ma tu vieni con me perché insieme facciamo cose orrende. Io le racconto, tanto cosa ho più da perdere, no? Più che l'ergastolo non lo possono darmi. Quindi questa è un po' la dinamica di quella vicenda, eh? Punto. E poi bene, questo fotografo, andiamo, questo andiamo fotografo avanti. Poi si va a trasferire a San Casciano, Val di Pesa, ma come Igor ha detto ne parleremo dopo. Ne parleremo dopo. Io andrei a raccontare appunto la vicenda della Bisi, che è molto molto interessante. Bene, allora guardate, Gabriella Bisi, cominciamo a dare le notizie. Gabriella Bisi muore nella sera notte tra il 2 e il 3 agosto 1987, una domenica, è una domenica d'estate. L'ora della morte non è certa, perché? Perché il cadavere verrà ritrovato il 13 di agosto, quindi 11 giorni dopo. Lo stato del corpo è terribile, per cui non si può più di tanto accertare diciamo l'ora della morte. Certamente l'intervallo di tempo stretto sì, tra le 21 e le 3 del mattino, a cavallo fra il 2 e il 3 agosto. Gabriella Bisi viene uccisa sicuramente strangolata. Il fatto che il suo cadavere viene ritrovato in uno slargo della statale Aurelia, non sulla scogliera, come prima hai detto, cioè vicino alla scogliera, però in realtà in uno slargo della statale Aurelia che si chiama Le Grazie, ed è uno slargo della strada proprio, lato monte, non lato mare, andando da Zuagli verso Chiavari, già nel comune di Chiavari. È uno slargo piuttosto grande, lungo 100 metri, largo una quarantina, una cinquantina di metri. Non si affaccia niente su questo slargo, se non delle boscaglie incolte e anche una scalinata in pietra abbandonata, proprio anche la scalinata, che conduce a delle balze, come si usa in Liguria, sapete, dei terrazzamenti. In realtà non sono coltivati. È vero che è un terreno privato, ma è abbandonato anche questo. Quindi, facendo questa scalinata, si arriva alla prima balza, poi alla seconda, e la scalinata finisce. Sulla prima balza verrà ritrovato, il 13 agosto, il cadavere di Gabriella Bisi. E cosa succede? Succede che, parliamo del ritrovamento del cadavere, un impiegato del comune di Chiavari, che è un eturbino, sta guidando il suo mezzo il 12 agosto, il giorno prima. Arrivato allo slargo, ha un bisogno impellente, insomma, ha bisogno di, detto brutalmente, defecare. Ferma il mezzo, lui conosce la zona, più o meno tutti in quella zona conoscono lo slargo delle Grazie, la scalinata, non è una cosa segreta e nascosta. Morale, fa la scalinata, arriva a prima balza per fare quello che deve fare e vede il cadavere. Si spaventa, scappa via. Non dice niente quella sera. La mattina dopo, parlando con un collega nel comune di Chiavari, dice: ma guarda, vai subito alla polizia, è una cosa gravissima. Morale,
lui va alla polizia, arrivano tutti, magistrato, poliziotti, medico legale già sul posto, si rende conto che questo cadavere, a parte le condizioni tremende in cui si trova, ha un paio di slip arrotolati intorno al collo, arrotolati, stretti intorno al collo. Poi verrà scoperto che si tratta di una garrotta, ovvero sia l'assassino sfila le mutande di Gabriella, che non sono neanche delle mutande, è la parte di un costume da bagno. Lei indossava ancora il costume da bagno quando viene ucciso, sotto gli abiti, con la biancheria intima. Poi spiegherò perché. Morale, l'assassino gli sfila questo indumento, lo avvolge intorno al collo, in mezzo, alle due parti di questo costume da bagno, infila un rametto che prende lì, perché in questa caradura ci sono delle piante di rovigna, ne stacca un rametto, lo prende, lo avvita, stringe, fa una vite e la gira 20 volte questa vite. 20 volte. Tant'è che chiaramente risulterà ancora abitato quando trovano il cadavere. Cominciamo col dire che il caso è ancora irrisolto. Va aggiunto che le indagini su questo caso sono state riaperte in contemporanea alla riapertura del caso di Nada Cella. Quindi la Procura della Repubblica di Genova sta investigando, e ci sono agenti della polizia della squadra mobile di Genova che stanno investigando adesso in questo momento sull'omicidio di, ancora una volta, di Gabriella Bisi. Le indagini dell'epoca, vi narro i fatti, così facciamo un primo quadro generale. Le indagini dell'epoca praticamente finirono nel nulla subito. Perché? Perché già il 25 agosto, quindi vogliamo dire due settimane dopo la scoperta del cadavere, una prima relazione della questura di Rapallo, firmata dal dottor Sciavico, che è il commissario capo della questura di Rapallo, tra l'altro appena arrivato a Rapallo, di freschissima nomina, lo stesso mese di agosto, scriverà: in assenza di un movente le indagini non riescono a proseguire. Assenza di un movente, va bene, tenete presente questa frase perché sarà decisiva. Perché? Perché la seconda relazione sarà dell'inverno del 1987 e tutto finirà lì. Da lì in poi la procura non indaga più, i magistrati non indagano più, dal punto di vista della polizia l'inchiesta è finita e per conseguenza sembra tutto fermo. Soltanto che accade una cosa. Nell'ottobre del 1987 un contadino di un podere che è sempre sull'Aurelia, un chilometro più avanti, verso Chiavari, va nel suo terreno, che è un altro di questi terreni incolti, insomma, non coltivati, maltenuti, al confine proprio con la strada. Va lì per tagliare le erbacce, perché uno dei pericoli, più grossi di questi terreni è che prendano fuoco, perché inavvertitamente, parliamo dell'87, succedeva che qualcuno, magari fumando in auto, buttava la cica e a lei parte l'incendio. Allora c'era un po' l'obbligo di pulire dalle sterpaglie. Questo contadino però non l'aveva fatto quell'estate, così che decide di farlo, pensa un po', in ottobre, e si mette a tagliare. Cosa trova lì dentro, tra le erbacce? La borsa di Gabriella Bisi. La borsa che lei, poverina, aveva con sé quando è stata uccisa. Quando il contadino vede la borsa, non va alla polizia, va dai carabinieri, e lì riparte una seconda indagine, che riparte proprio nell'ottobre di 1986. Questa seconda indagine avrà degli sviluppi molto importanti, che però un'altra volta finiranno con l'archiviazione, perché in questo caso il magistrato dice che non sono sufficienti questi indizi per poter rinviare a giudizio qualcuno, benché i carabinieri avessero individuato questo qualcuno da rinviare a giudizio. Bene, questo è il quadro delle indagini in due parole. In sostanza, un caso irrisolto, prima inchiesta va a sbattere subito senza nessun risultato, seconda inchiesta approfondisce alcuni aspetti molto importanti che tra poco vi dirò, però non riescono a quagliare, ovvero sia la procura, perché i carabinieri in realtà fanno un quadro molto dettagliato dell'omicidio e individuano anche quello che poteva essere l'assassino, però la procura decide che insomma non si può procedere contro questa persona perché non sono sufficienti le prove trovate o gli indizi anzi trovati. Dopodiché passano tantissimi anni, io scrivo due libri. Il secondo libro, Assassini in libertà, lo pubblico nel 2007. Vi devo dire che anche la scorsa puntata, forse io me l'avevi chiesto, o tu Deborah, hai pensato mai se gli assassini di Roma o l'assassino di Roma abbia ucciso in giro? E io
Risposi, sì, il caso Bisi. Bene. Per scrupolo, nel 2007 mi dico, prima della pubblicazione del testo, dico, vabbè, chiariamolo questo aspetto della Bisi, perché è importante. Io non sapevo niente del caso Bisi fino al 2007. Cosicché, sapete, vi do parecchio da fare. Diciamo che ho trovato il modo di parlare col padre, Giuseppe Bisi. Lo cerco, abitava a Milano, in via Tunisia, un bellissimo appartamento, gli telefono, mi fa, sì, guardi, le parlo volentieri, venga a trovarmi, va bene, vado a trovarlo. E mi racconta tutta una serie di cose e capisco che con quello che era accaduto a Roma, il caso Bisi non c'entrava né tanto né poco. Però mi aveva molto incuriosito quello che aveva detto suo padre. Il padre morirà alcuni anni dopo. Io non farò a tempo, ahimè, a rincontrarlo per dirgli che c'erano davvero dei progressi sull'omicidio di Gabriella Bisi, perché penso di aver individuato chi l'ha uccisa. Ve lo dico con tutta franchezza. Io ve lo dico anche chi sarà, chi è, anzi. Bene, allora mi metto di punta e dico, voglio capirne di più. E secondo un metodo, che è il mio metodo di fare indagini giornalistiche, ho detto, voglio sapere quello quanto più possibile della figura di Gabriella Bisi. Ma chi era Gabriella Bisi? Perché inquadrando la sua vita, riuscendo a raccontare, capire la sua vita, si riesce anche a capire magari in che situazioni pericolose si può essere infilata. Se era una persona, voglio dire, che per sfortuna si è trovata in circostanze tremende e per cui è stato ucciso, oppure se conduceva un'esistenza nella quale il pericolo era una delle componenti principali. Bene, Gabriella Bisi, vi devo dire francamente che, avendola conosciuta attraverso le testimonianze delle persone che gli erano più vicine, e ora le racconterò tutte queste testimonianze, più andavo avanti a sentire parlare di lei, più mi affascinava, e mi affascina, perché è una persona incredibile. Cominciamo dall'inizio. Gabriella si sposa, è una ragazza, si laurea in architettura quando muore a 35 anni, si è laureata quando ne ha 30, quindi piuttosto in ritardo rispetto alla laurea. In compenso, quando aveva 21 anni, si sposa. La sua è una famiglia borghese, milanese, molto solida economicamente parlando. Suo padre è un imprenditore, un'azienda fondata nel 1920, attenzione alla data, qualche anno prima, dal nonno, quindi dal padre di Giuseppe Bisi, quindi dal nonno di Gabriella, si chiamava Medardo Bisi, questa ditta, aveva come clienti le banche, quindi i clienti solidi. Perché? Perché produceva arredamenti per le banche. Diciamo tutti i mobili e tutto quello che serviva per le filiali di tutte le banche, diciamo, della Lombardia, quindi non solo una banca. Quindi funzionava molto bene. Il padre aveva accumulato e continuava, questa azienda continuava a macinare utili. Il padre aveva una bella posizione, aveva comprato diversi appartamenti, uno a Rapallo, uno ad Angera sul Lago, un altro ancora in Via Tunisia per gli uffici, più il capannone in Brianza, insomma un signore con parecchi soldi. Gabriella non ha problemi, viene mandata all'università, solo che succede qualcosa nella sua vita. Succede che quando ha 17 anni sua madre muore. Lei è una sorella più piccola che ha ben 8 anni meno di Gabriella, si chiama Laura. Lei resta sola col papà, questa sorellina, senza più la mamma. Solo che, vedete, il padre in realtà poco dopo si risposa e la donna con cui si sposa, che è la sua segretaria, aspetta anche un bambino. Allora provate a immaginare la vita di questa giovane ragazza che sta diventando una donna, che a 20 anni si trova che la mamma è morta da qualche anno, il papà si è risposato con la segretaria e per di più sta per nascere un fratellastro. Non deve averla presa bene, perché lei a 21 anni, senza un senso compiuto la cosa, si sposa con un uomo peraltro molto quadrato. Si chiamava Sergio Principalli, aveva 9 anni più di lei, lei 21, lui 30. Lei chiaramente abbandona gli studi, a meno in quel momento. Solo che vedete, Sergio Principalli è un uomo violento. Un uomo violento, la picchia. Lui appartiene a una famiglia, anche lui, dell'alta borghesia milanese. Suo fratello Giorgio è il più importante assicuratore di Milano, della RAS, che ha anche la più grossa compagnia assicurativa d'Italia.
Quindi cerchiamo di inquadrare, parliamo dell'alta borghesia, abitavano un appartamento in Visconti di Modrone, in pieno centro, a due passi da San Babila. Gabriella e Sergio ottengono un appartamento in un grattacielo di Milano, voglio dire, lei ha 21 anni, lui 30, non è manco lui, tra l'altro, dipendente della RAS, perché è un uomo giovane che sta cominciando anche lui a mettersi nella professione sempre di assicuratore. Sergio la picchia, 2 anni dopo Gabriella, Sergio la lascia, anzi Gabriella, insomma si lasciano. Qui arriva il racconto della cognata che mi dice, la cognata di Gabriella, ovvero sia la moglie del fratello di Sergio, mi dice: guarda, io Gabriella l'ho conosciuta, questa signora abita, è una signora anziana oggi, ma abita anche lei, alta borghesia, in centro a Milano, a due passi da Piazza del Duomo, un appartamento straordinario. Mi racconta: guarda, Gabriella era una ragazza acqua e sapone, ma io mi sono sempre domandato come avesse fatto a sposarsi, cioè Sergio a sposarla, perché vederla così sembrava una studentessa alternativa di sinistra, sa, il principale di una famiglia importante, insomma. È solo che vede, Sergio e i 3 fratelli principali erano 3 persone con le donne molto violenti. Io stesso avevo sposato Giorgio, l'ho lasciato perché mi voleva picchiare, anzi ha provato a picchiarmi e io l'ho lasciato. L'altro fratello, Roberto, 3 fratelli principali, altro personaggio incredibile, anche lui molto violento. Il risultato è che Gabriella si trova sola, a 23 anni. Sergio se ne va, Sergio 2 anni dopo si suicida. Un giorno, una domenica, 5 marzo del 78, sta guidando la sua auto, deliberatamente va contro un platano e si schianta e muore. Questa cosa segna un'altra volta Gabriella, una seconda morte ravvicinata di persone a lei molto vicine. Io credo che questa sia stata diciamo, la molla che ha fatto scattare in lei una specie di sfida, una specie di gioco con la morte. E a questo punto si sdoppia la vita di Gabriella Visi. Da una parte finisce gli studi, si laurea, diventa architetta, comincia a lavorare con suo padre, fa affari, insomma, gestisce un po' la ditta di famiglia. Dall'altra parte, comincia a frequentare persone pericolosissime. Lei si innamora di un signore che si chiama Mauro Gandini. Mauro Gandini è il figlio di una famiglia molto importante della Liguria, molto importante. Possedeva il Lido Palace di Santa Margherita Ligure, forse il più bello albergo di Santa Margherita, in pieno centro, un palazzone enorme, con tantissime camere, 5 stelle, forse il più bello albergo, anzi sicuramente il più bello albergo di Santa Margherita Ligure. Suo padre era anche concessionario per l'Italia della Seiko, cioè insomma, un signore, un imprenditore veramente importante. Solo che il figlio Mauro è anche un neofascista che viene condannato perché poligoni di tiro per estremisti di destra, Avanguardia Nazionale, INAR, queste cose qua. Gira armato, non ha finito gli studi, cioè un personaggio da prendere veramente con le pinze. In più, frequenta dei gangster, frequenta il clan dei Quetzal. Uno dei Quetzal è quello che fa il sequestro della bambina da geloso, un sequestro allora, ahimè, tragicamente famoso. Questa bambina di 4 anni sequestrato, 1,5 miliardi di riscatti, gentaccia, rapinatori, trafficanti di droga. Questo è il mondo che gira attorno a Mauro Gandini, in cui Mauro Gandini, del quale fa parte, e che diventa l'amante di Gabriella. Non solo. Questo suo amante è sposato, ha una moglie. Quando Gabriella si mette con Mauro, è l'anno 1980, attenzione alle date, perché sono molto importanti questa storia. Mauro è sposato, la moglie di Mauro è ammalata di cancro, ha 30 anni, è ammalata di cancro, e ha una bambina, hanno una figlia insieme. Mauro si mette con Gabriella, Gabriella con Mauro, con la moglie di Mauro che sta morendo di cancro. Capite che un'altra volta la morte le cavalca a fianco. Praticamente Gabriella accompagna, se si può dire, la moglie di Mauro al cimitero. A questo punto siamo nel 1982. Cosa succede? Succede che Gabriella magari sperava che Mauro la sposasse. Provo a pensarci, la provo a dire. Solo che Mauro no. Mauro si sposa nell'83, ma con un'altra. Un'altra chi? Ha una specie di Fabia Lamoretti, in salsa ligure, se vogliamo.
c'è una di questo clan, questo grosso clan di crimine organizzato ligure, del Tiullo, anzi per essere più precisi. E Gabriella? Gabriella non lascia Mauro, continuano a stare insieme. Mauro, tra l'altro, è un cocainomane, ma non un cocainomane qualsiasi, c'è un cocainomane alla grande, cioè uno che ne usa proprio tanta di cocaina. Gabriella non lo lascia, continua a vivere questa doppia esistenza, da una parte a Milano, avendo amici che sono medici, giornalisti del Corriere della Sera, avvocati, imprenditori, dirigenti d'azienda. So, questo è il mondo di Gabriella Bisi a Milano. Contemporaneamente, in Liguria, frequenta un clan di malavitosi, ma duri, veri gangster, dell'ambiente dell'estrema destra, alcuni di essi, condannati anche per questo, Carabinieri di Filiano Mauro Gandini, un elemento a cavallo tra l'estrema destra armata e il crimine organizzato. Questo è scritto in un verbale dei Carabinieri su di lui, perché sono i Carabinieri lo accuseranno di essere lui l'assassino di Gabriella Bisi, il suo fidanzato, amante, diciamo così. Quindi io penso, se posso dire come è andata questa storia alla fine, cioè cosa si può dire di Gabriella Bisi, che lei ha cavalcato in mezzo a un branco di lupi, passato gli ultimi anni della sua vita correndo in mezzo a un branco di lupi. Perché? Non lo so. Penso per autodistruzione, perché la morte l'ha accompagnata per tutti i suoi anni con una cadenza incredibile. Ora, a questa Gabriella Bisi che vi ho raccontato adesso, se ne aggiunge un'altra ancora. Scopro, facendo questa inchiesta, che Gabriella ha anche un amico che ha una... Sembra un racconto diciamo di Chandler, ha una miniera d'oro nel cuore dell'Amazzonia. Dovete credermi perché è vero. Questo signore si chiama Vladimiro Cunzoli, ha una miniera d'oro nel cuore dell'Amazzonia, traffica, quindi diciamo vende oro, mettiamola così, e invita Gabriella. Gabriella prende un aereo nell'agosto dell'86, arriva a Caracas, un emissario di questo tipo la prende e la porta in mezzo all'Amazzonia, al chilometro 88 della Transamazzonica. Transamazzonica è una strada che, partendo dal Venezuela, costeggia la Bolivia, taglia il Brasile e finisce verso Recife, verso la costa, diciamo, atlantica del Brasile. Ed è, non è neanche una strada, una pista, nella giungla, nella foresta. Non so se avete mai visto quelle foto in cui si vede una strada che disboscano, tirano giù la foresta amazzonica. Bene, è quella la strada, la transamazzonica. Al suo fianco, ovviamente, ci sono i laboratori di cocaina, dove viene prodotta la cocaina di mezzo mondo, in quei territori, almeno all'epoca. E traffici di armi, naturalmente. Allora, avere una miniera d'oro nel cuore dell'Amazzonia vuol dire avere a che fare con narco, trafficanti di onirismo, eccetera. Questo è un amico intimo di Gabriella Bisi. Intimo. Lei fa le vacanze in Venezuela, chiamiamole vacanze, con questo signore, e dopodiché riesco a rintracciare uno che lavorava con lui in questa miniera d'oro, un tizio, non vi faccio il nome, meglio, per tutti noi, e questo signore dice, ah beh, io la Bisi l'ho conosciuta, sì, poi devo dire, guardi, in realtà a me avevano offerto di trasportare oro clandestinamente negli Stati Uniti a Miami tramite, mi avrebbero dato un passaporto diplomatico, ma non per il fatto del passaporto diplomatico, che semplicemente non volevo impegnarmi troppo. Poi non so se la Bisi l'abbia fatto. Certo, c'era un bel traffico di oro clandestino tra il Venezuela e gli Stati Uniti, perché sa, lì ne estraevamo tanto. Era una grossa concessione, non era solo così quattro cercatori d'oro in mezzo a un fiume, diciamo, non era così, una grossa concessione. Con estrazione, tra l'altro con cianurizzazione, processi incredibili, velenosissimi. Insomma, anche questa è Gabriella Bisi. Una sua amica, si chiama Germana Leone, una giornalista del giornale, e anche mia amica, mi racconta. Ma sai Max, a un certo punto io, sì, Gabriella la conoscevo abbastanza bene. Se ti devo dire qualcosa mi ha un po' stupito. Una volta mi disse, poco prima che succedesse l'omicidio, mi terresti dei pacchettini per favore, perché devo fare delle cose, dei pacchettini come li puoi tenere per un po'? Io dissi no, neanche per idea, pacchettini, guarda Gabriele, se ne parla proprio. Io ho chiesto a Germana, ma si trattava di droga secondo te? Ma no, non era droga, perché guarda, con la droga lei non c'entrava, almeno lei non usava cocaina o droga, insomma. Io non ho aggiunto altro, non le ho raccontato la storia della miniera d'oro, penso che fosse un traffico di oro anche in questo caso, insomma. Insomma.
Quindi nella personalità di Gabriella Bisi succedono tutte, ci sono tutte queste cose, una specie di caleidoscopio. Un caleidoscopio nel quale però la dominante è proprio il nero, cioè lei ha veramente sfidato la morte fino al punto che la morte ha vinto. L'omicidio, anzi la sera dell'omicidio, bisogna partire dal giorno prima. Gabriella arriva a Rapallo, dove ha questo appartamentino la famiglia, da tantissimi anni al mare, sulla via Benaggi, sul mare, molto carina la via, non l'appartamentino, che era un buco di due locali. Il sabato, 1 agosto 1987, la sua macchinina 127 arriva a Rapallo, parcheggia, arriva in casa. A quel punto aspetta Mauro, perché erano d'accordo per stare insieme, naturalmente. Mauro, nel frattanto, prende la moglie, con la quale tra l'altro ho parlato, mi ha raccontato tutte queste cose, e la porta in un albergo in mezzo ai monti col figlio, perché nel frattanto Mauro ha fatto un figlio anche con questa seconda, oltre che la figlia precedente con la prima moglie morta, poi morta di cancro. E la, insomma, porta, manda via la moglie e insomma si è liberato. Quindi sabato 1 agosto Mauro arriva verso le 13, arriva da Gabriella, la carica in macchina, come dirà Mauro in un verbale, e se la porta a Santa Margherita. Stanno insieme nell'albergo di famiglia, ci mancherebbe il grande albergo, stanno insieme nel senso che, attenzione, non è che fanno sesso, no. Mangiano nel ristorante, ci sono testimonianze di questo, Pian Terreno, che erano i più bei ristoranti di Santa Margherita. Passano tutto il pomeriggio in albergo, nell'ufficio di direzione, giocano al computer, perché il direttore dell'albergo li vedrà, entrerà alcune volte nell'ufficio a parlare di lavoro, è così. Ah, tra l'altro il direttore dell'albergo era il figlio di uno dei più grossi terroristi neri italiani, questo per tanti quadro la situazione dell'albergo di famiglia. E arriva sera, escono insieme come fossero marito e moglie, vanno a fare la spesa, Mauro prende Gabriella un'altra volta sulla sua macchina, la porta a casa dove appena la moglie l'ha appena spedita, ma la posta è libera, e passano la sera e la notte insieme. La mattina dopo, Mauro verso mezzogiorno prende Gabriella e la porta da una sua amica a San Lorenzo della Costa, e siamo a domenica. Questa sua amica è un medico, si chiama Cristina Patrini, e ha una villetta lì con di famiglia, e passa il pomeriggio con Gabriella. Mauro sarebbe dovuto tornare a prenderla, Gabriella, cioè prendere un'altra volta a casa dell'amica e passare un'altra volta la sera di domenica insieme, ma non succede. Mauro chiama verso il 4 pomeriggio casa della Patrini dicendo a Gabriella: guarda, non posso venire a prendere, non possiamo stare insieme. Stasera devo andare a una festa, tu non puoi venire perché sono amici, diciamo, che conoscono mia moglie, sai, dirti con me, non andrebbe bene. Gabriella bozza, dice: vabbè, attenzione, non sono insieme da 2 giorni, qui parliamo dell'85, sono 5 anni che sono assieme, e da 5 anni... Lei è l'amante clandestina di Mauro. Mauro si è sposato con un'altra, ha fatto una figlia, un figlio con quella seconda moglie. Lei ha continuato a essere l'amante. Gabriella è abituata a queste cose, non c'è niente di strano. Non è particolare o sconvolgente che Mauro le abbia detto: senti, arrangiati, insomma, poi vedi un po' tu come fare. Beh, insomma, resta il fatto che Gabriella si trova sola, senza automobile, a casa dell'amica a San Lorenzo della Costa, che è a 7 chilometri su per i bricchi, cioè su per le colline, sopra Santa Margherita, lontano da casa sua, naturalmente, era Rapallo. Alle 7 di sera esce e lì, puff, sparisce nel nulla. Verrà ritrovata 11 giorni dopo. Però io ho scoperto alcune cose. La prima di queste è che lei torna a casa. Gabriella certamente torna a casa sua a Rapallo. Perché? Perché la porta di casa viene trovata aperta. La porta di casa Bisi a Rapallo verrà ritrovata aperta, non sfondata, non scassinata, aperta. In più, sul tavolo di questo bilocale, c'è un solo tavolo nel tinello, c'è una tazzina del caffè a metà. In cucina c'è una caffettiera appoggiata, ovviamente fredda, ancora metà piena di caffè. In più, sul tavolo c'è una busta con dentro 2 milioni di lire in banconote da 100.000 lire. Porta aperta, banconote, 2 milioni in una busta, caffettiera, tazzina, finestre spalancate della casa. Capite che Gabriella non è uscita il sabato, cioè il giorno prima, lasciando 2 milioni lì, la porta aperta e tutto quanto, dicendo: beh, sapete che c'è, mi puzzano i soldi, facciamo che prima che passa se li piglia, anche se svaligiano la casa, che me ne frega. E poi 2 milioni di lire nel 1987 erano tanti soldi, sapete.
Tanti, tanti, sono equivalenti di 5, quasi 6 mila euro di oggi. Un po' troppi per una vacanza, diciamo, di 20 giorni a casa sua, tra l'altro. Sì, doveva andare a Ponza, poi con le amiche. Però ho cercato anche l'albergo, guardate, era una pensioncina, costava 42 mila lire al giorno. Insomma, non è che stiamo parlando del grande albergo a Ponza, eh. Parliamo una cosa, sarebbe stata 10 giorni in vacanza con due amiche zitelle, delle quali una la Patrini, da cui era andata quel pomeriggio. Quella domenica, insomma, a passare il pomeriggio. Quindi niente di che. Questa è una grossa stonatura. Questi soldi vanno sul tavolo, boh, vai a capire. Ma c'è una cosa in più, ancora più terribile. Quando ho considerato l'omicidio, cioè il fatto che sia stata garrottata, mi sono chiesto, ma quante donne hanno garrottato in Italia? Andando a fare una ricerca molto approfondita, ho scoperto che in tutto sono tre. Una è Gabriella Bisi, un'altra si chiamava Catena di cognome, era una ragazzina di 14 anni, verrà uccisa da un serial killer ligure che si chiama Maurizio Minghella, e la terza era nostra, si fa per dire nostra, insomma, Rosa Martucci, uccisa a Roma. Ho allargato la ricerca all'Europa, e così che scopro che in Inghilterra ci furono due casi di garrottamento, praticamente in poco dopo il caso Bisi. La polizia italiana andò a cercare la polizia britannica per sapere se per caso c'erano delle coincidenze fra questi casi. E purtroppo no. Quindi non è che garrottare una donna, uccidere in quel modo sia un fatto che capita tutti i giorni. Sono casi rarissimi. Bene. Dopodiché mi sono detto, facciamo un'indagine mondo, non mettetevi a ridere, perché davvero l'ho fatta. E ho scoperto una cosa semplicemente folle. Negli Stati Uniti, a Boulder, hanno ucciso una ragazzina nello stesso modo. L'hanno garrottata, l'assassino l'ha garrottata, usando in questo caso un cavetto che si era portato dietro di cotone bianco, e usando un rametto, per meglio dire, un pezzettino di legno, che in realtà aveva ricavato spaccando in due un vecchio pennello, però il manico del pennello era così sporco, insomma, consumato, era di legno vecchio, che sembrava, vedendo, io ho visto la foto, proprio veramente un rametto di. Bene, voi direte, beh, ma Boulder in Colorado, cosa c'entra con la Gabriella Bisi? Niente. John Bennett Ramsey, esatto. La piccola reginetta di bellezza. Bravissima, bravissima, Deborah. Non c'entra assolutamente niente, se non fosse che a meno di due miglia da casa Ramsey abitava, quando viene uccisa Joe Bennett, la sorella di Gabriella Bisi. Laura Bisi, il suo marito, abitavano a due isolati, mettiamola così, dalla casa dove viene uccisa John Bennett Ramsey. Allora, due omicidi che non c'entrano niente l'uno con l'altro vengono compiuti in due luoghi che hanno in comune la famiglia Bisi. Laura Bisi, infatti, quando prima l'hai nominata la sorella, stavo per chiederti qualcosa, se si sa qualcosa della sorella di Gabriella Bisi, Laura. E se per caso... Questo preferirei non rispondere. Okay. Però resta il fatto che quindi questo omicidio ha delle sfaccettature semplicemente incredibili. Il personaggio, io prima lo dicevo, fuori onda, dicevo, ma se c'è un personaggio che mi ricorda Gabriella Bisi, Eva Kant, c'è una donna che corre vestita di nero, io ho immaginata nera nel senso non dell'ideologia, se ben chiaro, ma della vita nel buio, dove la morte ti cammina sempre a fianco finché ti ha raggiunto, nel caso suo l'ha proprio raggiunta, no? Costellata questa vita di eventi veramente straordinari. Attenzione, suo cognato, ex cognato, Roberto Principalli, va via dall'Italia poco dopo l'omicidio, va in Brasile e lo uccidono in Brasile. Lo uccidono. O meglio, questo è come viene raccontato. Perché quando torna alla bara, il fratello, che era cognato dell'altro fratello, dice no, questo non è mio fratello, eppure, nonostante non fosse, o meno, non l'avesse riconosciuto, risulta morto e sepolto in Italia. Voi capite che, detto questa vicenda, Bisi, cioè, che sono come delle scatole una dentro l'altra, una matriosca di eventi, uno più incredibile dell'altro, ma tutti quanti tra loro collegati, e ognuno di essi conduce sempre all'omicidio di Gabriella Bisi. Da tutte le parti, entri in questo dietro, alla fine arrivi sempre lì, non mi ci ricordo di dire. Punto, e qua mi fermo. E il papà di Gabriella Bisi, quando tu ci hai parlato, cosa ne pensava?
Il padre di Gabriella era, aveva abbandonato la speranza di poter diciamo, trovare diciamo, il responsabile dell'omicidio di sua figlia. Ma nel 2007 io ero completamente estraneo a questa vicenda. Cioè, quello che mi ha spinto, la molla che mi ha caricato dentro, è vedere il padre in quelle condizioni. Dico, ma non è possibile. Ma, cioè, almeno fammi capire di che si tratta. Solo che, sapete, sono puntiglioso, pedante, insisto, insomma non finisco mai di fare le cose, quindi ho detto vado fino in fondo, ci ho messo qualche annetto, dal 2007 al 2020, qualche annetto ci ho messo, ma ho raccolto tanto di quel materiale che spero soltanto che prima o poi insomma qualcuno accetti l'idea di pubblicare la storia che ho scritto. Ma tra l'altro gli ho dato un titolo, Amore Garrota, perché è un po' veramente la sintesi di tutto quanto, cioè una vita di una donna che da una parte ha cercato l'amore, dall'altra parte la garrota, nel senso della morte, hanno camminato assieme, una corsa, come una biga. Beh, Max, dovrai rassegnarti per i titoli, perché i titoli solitamente li sceglie l'editore. Sì, lo so. Allora, bene, molto, molto appassionata e appassionante la tua rievocazione di questa storia. Adesso passiamo all'ultimo caso del quale abbiamo deciso di occuparci, a Magdalena Kindrich. L'8 marzo del 2017 sua figlia Esther viene intervistata per la seconda volta da chi l'ha visto, e nel momento in cui inizia a parlare della madre, ricorda che Magdalena ha tre nomi: Andrada, Magdalena e Giulietta. Perché lo ricorda? Beh, non lo fa a caso. Dice che le fasi della sua vita e anche la personalità della madre sono legati a questi tre nomi. Il primo nome che ha utilizzato, ma l'ha utilizzato poco, è quello di Magdalena. Poi ha utilizzato quello di Giulietta e prima della scomparsa era conosciuta a Roma soprattutto con il nome di Andrada, Andrada Kindrich. Quindi tre nomi, una personalità particolarmente sfaccettata. A guardare le sue foto, quello che colpisce è il suo sorriso triste. Ricordiamo che scompare il 31 maggio 1995 e quando scompare ha 46 anni, mentre sua figlia Esther ne ha 22. La Kindrich era arrivata dalla Romania in Italia, diciamo, con uno dei suoi grandi amori. Ecco, il ricordo di Esther è un ricordo molto dolce, quello che fa della madre, anche se poi non risparmia le critiche, anzi, in alcuni momenti le critiche diventano poi particolarmente dure. Diciamo che Magdalena si innamora, ricambiata da questo signore che Esther chiama appunto mio padre, anche se all'8 marzo del 2017, cioè quando viene intervistata, dimostra di non sapere se il padre è ancora in vita, quindi questo evidentemente dimostra che il rapporto con la figura paterna non deve essere stato, diciamo, particolarmente duraturo. Come spesso accade appunto nella vita di Magdalena, dopo un po' il rapporto finisce e Magdalena riesce a fare i conti con l'esistenza grazie alla sua particolare propensione per le lingue. Da quanto
ho capito, lei parlava, oltre al rumeno e all'italiano, tra l'altro scriveva pezzi di prosa e anche versi in italiano, quindi diciamo che conosceva la consecutio molto meglio di quanto la conoscono, diciamo, persone che hanno la pretesa di pubblicare libri. Parlava correttamente e quasi come se fosse madrelingua l'inglese e il tedesco. Grazie a questo riesce a vivere. Gira svariate città italiane e poi ad un certo punto incontra quello che Esther definisce un amore vero, cioè si innamora di nuovo. Vedremo tra un attimo chi è questo personaggio, ma insomma in qualche modo lo abbiamo già, ne abbiamo già parlato, lo abbiamo già raccontato. È un fotografo, ha uno studio nel quartiere Trieste Salario, nella zona appunto che viene definita africano, proprio per i nomi delle strade, e si chiama Gherardo Gherardi. Ma vediamo come Esther descrive sua madre. Dice: è stata una mamma molto affettuosa, ma disattenta. Fin da subito abbiamo cominciato a giocare un gioco che normalmente si comincia a giocare un po' più in là, nel tempo, no? In un rapporto tra madre e figlia. Ed è il gioco dell'inversione dei ruoli. Ecco, è molto drammatica questa affermazione. E poi, con molto candore, Esther dice: io cercavo di darle meno problemi possibili. Allora, conosce questo fotografo che aveva uno studio lì, dove abbiamo detto, nella zona del quartiere africano, e si trasferisce a Roma e inizia a lavorare insieme a Gherardo Gherardi. Ora, al processo del processo abbiamo già accennato, ci ritorneremo tra un po'. La storia con Gherardo Gherardi dura alcuni anni, circa 5 o 6 anni, adesso insomma nemmeno Esther lo ricordava con precisione. Poi a un certo punto, verso la metà degli anni 80, inizia un'altra storia che la figlia definisce l'ultimo grande amore di mia madre. E prima di dire con chi inizia questa storia, voglio riportare una frase, anche questa mi ha colpito molto, sempre della figlia. Mia madre cercava il tormento interiore. Ed ecco che trovava tutte le strade e tutte le persone e tutte le situazioni che potessero garantirglielo appieno. Magdalena, appunto, abbiamo detto, conosce questa nuova persona, quest'uomo che è un intellettuale famoso. Come si chiama? Si chiama Aldo Rosselli. Io ho trovato una foto e devo dire che mi sono quasi commosso perché non la conoscevo. Ecco, questo è Aldo insieme a Magdalena Kindrich. Aldo Rosselli è un personaggio importante del mondo culturale di quegli anni. Tra i suoi libri, io ne ho molti, tutti con dedica, perché lo conoscevo molto bene, c'è
questo pubblicato da Marsilio, che si chiama Episodi di guerriglia urbana. E questo che è uno, forse è il romanzo più bello che ha scritto, che si chiama Il naufragio dell'Andrea Doria, pubblicato da Bompiani. Ma insomma, ha scritto numerosi romanzi, è stato finalista del premio Strega, ma soprattutto è stato un grande intellettuale e ancor prima di questo è stato uno dei miei migliori amici. È stato per me come un fratello maggiore. Se ho iniziato a scrivere, beh, insomma, l'ho fatto anche perché ho incontrato Aldo Rosselli. Insieme a lui sono andato a trovare Alberto Moravia svariate volte. Rosselli, Aldo Rosselli, figlio di Nello Rosselli, era il cugino di Alberto Moravia. E devo dire che appunto era una persona veramente, dal punto di vista umano, generosa, ma anche molto, molto disponibile, intelligentissimo. Certamente come molti di quelli che hanno attraversato il secolo scorso e hanno pagato in qualche modo il dramma, no? Il grande dramma di quel secolo, la lotta tra le ideologie. Non dimentichiamo appunto che suo padre è stato ammazzato da una formazione neofascista francese dopo che era scappato insieme al fratello Carlo e avevano fondato questo gruppo politico che si chiamava Giustizia e Libertà. E una delle parole d'ordine di Giustizia e Libertà in Spagna era, no, oggi la Spagna, domani l'Italia, ed è evidente che a Mussolini e soprattutto a Ciano, che credo sia il maggior responsabile di questo omicidio, naturalmente con il beneplacito di Mussolini, beh, insomma, come dire, non solo non faceva piacere, ma probabilmente veniva vissuto come un rischio, come qualcosa che andava eliminato. Ecco, ho detto questo perché sua cugina, ho conosciuto anche lei, Amelia Rosselli, che è probabilmente la più grande poetessa italiana del Novecento. La sua non è una poesia facile, è una poesia complessa, è una poesia difficile, non di immediata consapevolezza, ma è densa ed è anche immensa. Direi che Amelia Rosselli è una delle poche voci femminili che sono riuscite con le parole a sfiorare l'indicibile. Ma entrambi portavano, Aldo, Amelia, dentro questo peso immenso. Sai, di essere i figli, scusa, fammi terminare, sì, poi, sì. Di essere appunto i figli di due simboli dell'antifascismo e anche di aver vissuto sulla propria pelle la deprivazione paterna. Ecco, Aldo era una persona fragile dal punto di vista, diciamo, psicologico, così come lo era Amelia. Amelia era convinta che la CIA la spiasse. Amelia era convinta che stessero preparando un attentato contro di lei. Amelia era una donna che aveva una sensibilità pazzesca, ma ovviamente era anche attraversata da profonde turbe psichiche. Su questo non c'è alcun dubbio. E un po' anche Aldo, ma Aldo non ne ha fatto mai mistero, insomma, in qualche modo lo diceva. Ecco, direi che
quando Magdalena, verso la fine degli anni Ottanta, un po' si innamora, no? Soprattutto della genialità di quest'uomo e lo segue, lo tampina addirittura. Beh, insomma, dopo qualche mese, da quanto sono riuscito a ricostruire in questi giorni, i due vanno a vivere insieme, vanno a vivere insieme nella nuova casa di Aldo, che si trovava all'epoca in via Torino. Quando io ho frequentato Aldo, lui aveva una stupenda casa a Piazza Empiscinola, dietro Trastevere, insomma, proprio all'inizio di Trastevere. E poi, verso la metà degli anni Ottanta, nella prima metà degli anni Ottanta, si era trasferito in questa nuova casa. E Esther racconta la casa, la figlia appunto di Magdalena, racconta la casa di via Torino, la definisce una giostra multicolore, dove appunto salivano e scendevano, e lei a parlare, personaggi della televisione, personaggi della politica e soprattutto personaggi della letteratura. Io francamente avevo quasi dimenticato di aver conosciuto Magdalena Kindrish. In realtà avevo smesso di frequentare assiduamente Aldo già da qualche anno, quando ci siamo rivisti. Io andavo a Rimini per lavoro, c'era un congresso, il congresso del Partito Socialista, e io andavo perché appunto come giornalista a seguirlo, e Aldo mi chiese se sapeva, ci eravamo sentiti, che io sarei andato in macchina, e mi chiese se ero disponibile a dargli un passaggio, perché lui naturalmente non aveva nessuna intenzione di guidare per un tratto così lungo, soprattutto in quel periodo. E mi disse che sarebbe venuto con la sua compagna. E quando siamo partiti, abbiamo affrontato questo viaggio, abbiamo attraversato gli Appennini. Beh, io insomma ho iniziato a conoscere questa donna, che in certi momenti parlava in continuazione, in altri momenti cadeva in silenzi abissali, e soprattutto che litigava continuamente con Aldo. Ecco, il loro rapporto, almeno da quello che io ho potuto capire nelle ore, no, di quella coabitazione quasi forzata, dovuta appunto al viaggio verso Rimini, beh, insomma, era un rapporto particolare, ma a me non meravigliò, perché poi insomma in fondo Aldo era così. Aldo aveva sempre avuto rapporti complessi con le donne, e tutto sommato a lui non dispiaceva la conflittualità. Ecco, poi terminato il congresso tornammo a Roma, e ricordo quel viaggio quasi come un incubo, perché non dissero nemmeno una parola. Dopo la partenza da Rimini, appunto arrivammo a Roma, io li accompagnai lì a Piazza Esedra, insomma lì dietro la stazione, e poi loro appunto proseguirono a piedi verso via Torino, e le parole che ci scambiammo furono quelle essenziali appunto che si possono dire nel corso di un viaggio. Ci siamo fermati a un autogrill, e poi insomma sì, ecco, ricordo che quando ci siamo salutati Aldo mi ha abbracciato, e poi l'ho visto allontanarsi insieme a Magdalena, diretti appunto verso
verso casa. Ecco, ci tenevo a dire questa cosa un po' perché appunto volevo, rievocando questa cosa, ringraziare anche Max, perché devo a Max se ho scoperto la sorte di Magdalena. Io francamente nell'ultimo, dopo appunto quel periodo, ho risentito Aldo alcune volte, poi per un lungo periodo non ci siamo sentiti, come spesso capita. L'ho risentito solo poco prima che morisse, lui era malato. Mi chiese se potevo fare qualcosa per pubblicare di nuovo un libro che non si trovava più, un libro al quale lui teneva molto, nel quale tra l'altro raccontava la sua infanzia. Il libro si chiama La mia America e la tua. Lui in America, diciamo, è stato costretto ad andarci perché appunto non poteva restare in Italia, perché proprio perché si chiamava Rosselli. Tra l'altro è stato un fine traduttore di scrittori americani, tant'è che era molto amico di Fernanda Pivano, ed è stato anche uno dei maggiori critici. Devo dire che molti autori importantissimi americani sono stati conosciuti in Italia grazie ad Aldo, grazie al fatto che lui ne ha parlato, ne ha raccontato. Ecco, e siamo arrivati a quel giorno tremendo nel quale appunto che è appunto il 31 di maggio, nel quale Magdalena scompare. Durante l'intervista a Chi l'ha visto ci sono due versioni che Esther dà, no, di quel giorno e di quello che lei ha vissuto quel giorno. La prima è la versione più vicina a noi, no, quella appunto del 2017. Dice: sono rientrata in casa, accendendo la luce mi sono subito accorta che c'era una scena particolarmente significativa. Il ventilatore che si trovava sul soffitto della stanza di mia madre, tra l'altro loro dentro quella casa dormivano ciascuno nella sua stanza, era caduto sul divano. Attaccata al ventilatore c'era una cravatta annodata. Sempre accanto al ventilatore ho trovato un foulard annodato più volte a forma di cappio. Al centro della stanza c'era una scala e, guardandomi attorno, mi sono anche accorta che sulle pareti c'erano delle ditate di sangue. Evidentemente mia madre era salita sulla scala, aveva tentato di appendersi e, cadendo, si era ferita. Ecco, Esther cambierà questa versione quando poi parlerà in studio con Lasciarelli. Nel corso di quella puntata di Chi l'ha visto e di questo lungo servizio che dura più di mezz'ora, viene riproposta anche l'altra versione, che è molto più minuziosa, molto più precisa, che per brevità vi risparmio. Ma quello che è importante è il fatto che Esther, nel momento in cui, proprio l'8 marzo del 2017, parla con Federica Sciarelli, dice: io penso che mia madre abbia combinato quella scena in modo grossolano. Quindi lei pensa in qualche modo ad una messa in scena. Perché? Perché il portiere dello stabile la vede uscire
tranquillamente nella tarda mattinata, lei anzi lo saluta, dice che aveva due buste, in una c'erano delle bottiglie vuote e nell'altra non è riuscito a vedere. Il portiere pensa che appunto Magdalena sta portando le buste verso i cassonetti. In realtà aggiunge di non aver fatto caso se poi ha scaricato effettivamente le buste nei cassonetti. Dice solo che uscita dal portone è andata a sinistra e poi appunto verso via Cavour e poi ha imboccato via Cavour in direzione della stazione Termini. Ma non è qui che si perdono le tracce di Magdalena Kindrich. Le tracce di Magdalena Kindrich si perdono a Piazza Farnese. A Piazza Farnese ci arriva con un taxi. Il tassista poi è stato ascoltato e il tassista si ricordava molto bene di aver trasportato Magdalena Kindrich per un motivo molto semplice, perché e questo fa capire un po' anche il personaggio, no? Magdalena sale su un taxi ma non ha contante, per cui alla fine paga la corsa con un assegno. Ecco, direi che una corsa pagata con un assegno è certamente una cosa abbastanza inusuale. Ecco, e siamo al momento topico, insomma, no, di quel programma e tra un po', insomma, cederò la parola a Max. Diciamo che in quella occasione, e soprattutto parlando con la madre di un altro ragazzino scomparso, Bruno Romano, Esther Kindrich, anzi in realtà lei si chiama Esther Seresa, probabilmente utilizza il cognome del marito, lei si rende conto che nel processo per la morte di José Garramón, la madre, come del resto Gerardo Gherardi, aveva testimoniato in favore di Marco Accetti. Io non voglio leggervi né la testimonianza della madre né quello che nelle considerazioni, perché ascoltando questa testimonianza poi magari Max l'approfondirà un po'. Ascoltando questa testimonianza lei dice: mia madre stava ha mentito sul fatto che dice che andava nello studio di Gerardo Gherardi ogni tanto. Non è vero, ci lavorava nello studio di Gerardo Gherardi, ci andava tutti i giorni. Ha mentito quando dice che Gerardo Gherardi era un suo amico. Non è vero, Gerardo Gherardi era il compagno di Magdalena in quel periodo. Ma quello che invece voglio leggervi è quello che dice lei, è quello che dice Esther di Marco Accetti. Marco, lei dice questo: Marco Accetti aveva una casa dove all'interno aveva creato una sorta di teatrino. L'ambientazione era inquietante. Lei poi lo spiega bene, adesso non voglio leggervelo tutto perché è abbastanza lungo. Perché era inquietante? Era inquietante per l'uso delle luci, era inquietante per come su questo palco Accetti faceva posizionare i ragazzini e le ragazzine che invitava lì da lui. Infatti lei poi a un certo punto dice: faceva esibire dei bambini su questo palco. Il mio disagio nasceva dal fatto che respiravo una situazione che era
malata. Lui era palesemente malato. C'era qualcosa che non andava. Io riconoscevo un interesse morboso proprio per... E qui si interrompe e dice, sì, io ero poco più che una bambina. Ecco, insomma, ho voluto leggervi quello che dice Esther di questo personaggio che lei chiama Marco, per farvi capire, no? Che cosa deve aver provato, che cosa deve aver vissuto. Ora, quello che diceva prima, intanto noi dobbiamo fare una premessa, la facciamo naturalmente perché è giusto farla. Marco Accetti non è stato condannato per pedofilia, non ha mai subito nessuna condanna per pedofilia. Detto questo però, ad un certo punto a Esther fanno una domanda, no? E gliela fa la Sciarelli, e la Sciarelli gli chiede, ma tu hai mai sospettato, mai avuto il sospetto che tua madre si fosse resa conto di come era? Questo lo dice la Sciarelli, Marco Accetti, e ti ha mandato là lo stesso, perché Esther racconterà un episodio in cui si è trovata davvero in difficoltà, in cui ha avuto paura, tant'è che è stata costretta a mettere in atto una strategia per andarsene da là, per allontanarsene. Ecco, Max, passo a te la parola. Io la mia rievocazione l'ho fatta e ho anche tentato di rileggere, no? Di raccontare un po' quello che in parte in questi anni avevo saputo, ovviamente di Accetti. Ma guarda Igor, la cosa che a me lascia esterrefatto di tutta la storia della scomparsa di Maddalena Kindrich è la seguente. Questo caso non esiste. Cioè è proprio, non ti dico che non è stato dimenticato, no, non è stato mai neanche raccontato. C'è una donna che è la compagna, l'amica, l'amante, usiamo il termine che vogliamo, di una figura molto conosciuta, molto famosa della letteratura, del mondo intellettuale italiano, insomma, e non soltanto, anche politico, perché tu non l'hai detto, lo dico io, ma a casa di questa persona andavano personaggi come Spadolini, come De Michelis, probabilmente Craxi, precedentemente Pertini, cioè... Non è che vabbè, lui era socialista. Sì, ho capito, perché era socialista. Anche il figlio dell'ortolano socialista sotto casa, invece ci andava il presidente del Consiglio, voglio dire, no. Quindi questa donna è la compagna di costui. Oh, non ha scritto una riga un quotidiano, non esistono agenzie stampa, ANSA o altre, ADN, AGI, niente. Cioè la scomparsa di una donna, puff, nel nulla, in pieno giorno, a Roma, in Piazza Farnese, sparita, insomma, non è una notizia da niente. Cioè, se oggi, posso dirti, scomparisse, che ne so io, la fidanzata di Di Maio, dati smontani, naturalmente, non è paragonabile a Magdalena Kindrich. Non studiamo la letteratura, per favore, lasciamo stare, ma ho fatto questo nome per dire una personalità, diciamo, in vista, no? Io non credo che non uscirebbe neanche una riga sul giornale, neanche un lancio all'agenzia, ne uscirebbero 3-4 mila. Ecco, in quel caso, niente, silenzio assoluto, tombale. Che Maddalena Kindrich sia morta, direi che non ci sono dubbi, no? Cioè, morta senza il minimo dubbio. Non ha preso un taxi per andare, che posso dirti, fuori Roma, nella Pineta di Ostia. Ha preso un taxi per andare in Piazza Farnese. Nel cuore di Roma? Esatto. La figlia, intervistata a Esther, si rivolge a un pubblico che lei evidentemente conosce, dicendo: le gentili signore, i cavalieri che hanno conosciuto mia mamma, perché per favore non mi raccontano che fine ha fatto? Lasciando intendere, direi un po' di più che lasciando intendere, indicando uno scenario nel quale è scomparsa sua madre. Queste persone sicuramente qualcuno di esse deve saperlo. E io per scomparsa, poi ragazzi, non è che uno può scomparire in buonanotte al secchio. Sì,
puoi scomparire per 6 mesi, per un anno, ma non per tutta la vita, capisci? Cioè, non era una signora di 80 anni, ne aveva 47, era, come si dice, roba gaiarda. Cioè, non puoi far sparire una persona così. È evidente che sia stata uccisa, non ci sono altre possibilità, perché anche il suicidio, sì, per amor di Dio, il libero arbitrio prevede il fatto che ciascuno di noi possa decidere di suicidarsi, ma non è che è molto complicato organizzare un suicidio nello stesso tempo anche la situazione per la quale non ti troveranno più, nemmeno come cadavere. Certo, si può fare, nessuno vieta, ti pigli una barca, ti fai 20 miglia al largo, ti metti una pietra al collo. Max, comunque va quella messa in scena, come l'ha chiamata la figlia, ammesso che sia una messa in scena, va spiegata però. Insomma. A maggior ragione non si è suicidata, a maggior ragione, proprio per la scena che tu hai descritto che la figlia trova. Proprio per questo motivo, è l'ABC, se vuoi, della psicologia criminale, cioè il suicidio tu non lo puoi teatralizzare al punto che fai il finto suicidio, perché se è un finto suicidio lo è, punto chiuso. Non esiste che fai una messa in scena, perché lo era ovviamente una messa in scena, perché nelle interviste che l'ha visto intervistano anche il portiere non si è messo d'accordo con la figlia della Kindici. Il portiere dice no, io l'ho visto uscire tranquillo, ci siamo salutati, è andata verso i cassonetti, buttava la spazzatura, cioè normale, come fossi io, te e Deborah che usciamo la mattina, buttava la spazzatura. No, soltanto quel giorno lì, oltre la spazzatura, ha buttato via anche se stesso, qualcuno l'ha buttata via. Capisci? Cioè, quello che a me stupisce, anzi di più, mi allarma, è il fatto che questa storia sia stata completamente cancellata, ma non solo da giornalisti. Io voglio sapere se in questura c'è un fascicolo, voglio sapere se un magistrato ha aperto un fascicolo e se l'ha fatto, per quale motivo l'ha archiviato, e se non l'ha fatto, peggio mi sento, e perché non l'hai fatto, insomma. Ma deve averlo fatto per forza, comunque lo chiederemo, cercheremo di capire. Sono molto interessato a conoscere. È un paese nel quale, cioè, tu puoi scomparire, cioè, potrebbero averti ucciso, tanto, dato che, scusa, voglio essere franco, allora, io credo che l'epicentro di questa vicenda non sia Maddalena, ma sia il suo fidanzato, Rosselli, cioè, per non far cadere un'ombra, di qualunque fosse quest'ombra, addosso a lui, hanno cancellato la sparizione. Non credo proprio, speriamo, ti sbagli da questo punto di vista. No, Max, credo. È brutale, speriamo che non sia così. Non sto dicendo dal punto di vista, attenzione, giornalistico, sto parlando dal punto di vista investigativo e dal punto di vista della magistratura, non dal punto di vista giornalistico. Poi, giornalisticamente parlando, mi stupisce molto che una notizia del genere non fosse una notizia, perché lui è un personaggio molto noto, sparisce la sua fidanzata, insomma la notizia c'è, dai, non diciamo che non c'è. No, qui quello che in qualche modo, intanto siamo nel 1995, no? Tu sai che cosa è accaduto in quegli anni. No, quindi nel 95 cade il governo Berlusconi, nel 94, nel 95 c'è il governo Dini, l'Italia, diciamo, va avanti, anzi, se posso dire, probabilmente sarà persino una normalizzazione la caduta del governo Berlusconi. Esatto, però, aspetta, Prodi, questa paese, cosa, non siamo nel 93 per intenderlo. Io ho letto quello che hai scritto nell'appunto che mi hai mandato e adesso lo stai ridicendo e sei libero di pensare quello che vuoi. Però, insomma, nel 95 c'è stata Tangentopoli, il Partito Socialista non esiste più, non ha più potere. Questa visione di personaggi come De Michelis, Craxi, che addirittura era in Tunisia in quel periodo, che salgono e vanno da Rosselli, io francamente la trovo poco credibile. La trovo poco credibile anche perché, come tu stesso hai notato e sottolineato, io al funerale di Aldo Rosselli ci sono andato. E oltre a tante zanzare non c'è nessun altro, e a pochi amici intimi non c'era nessuno, quindi non c'era nessuno, le comuni Roma, l'assessorata cultura, non c'era nessuno. Esatto, non c'era nessuno. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto nessuno ha sentito la necessità, così, attenzione,
così come nessuno ha sentito la necessità, dopo la scomparsa di Magdalena, di fare un casino. E quello volevo dirti. Esatto. Sto parlando di questo. Allo stesso modo, nessuno ha sentito la necessità di andare al funerale di Aldo Rosselli. Sì, però parliamo di 12-13 anni dopo. Noi, ora, scusami, avevi pazienza. No, no, parliamo di 12-13 anni. Scusa, tu lo conoscevi bene Aldo, ma per quale motivo? Ma non era un uomo di potere. Cioè, ti stai sbagliando. Però, dici che era un uomo di potere. Aldo, scusa, perché Aldo non ha fatto lui un casino per la scomparsa di Maddalena? Scusami, cioè è scomparsa la sua donna. È scomparsa e lui, non si rivolge... Cioè, avrei fatto un appello, non so, qualcosa avrei fatto. Vorrei guardare le carte. Nei fatti, io ti do ragione su questo aspetto, cioè su un aspetto, che è quello che il mondo che lei frequentava, perché insieme ad Aldo frequentava un mondo, diciamo, importante, perché Aldo aveva rapporti fortissimi, non solo con il mondo letterario, ma anche con il mondo dell'editoria, anche con, diciamo, il mondo della RAI. Lui lavorava spesso in RAI, no? Ecco, questo era il suo mondo, più che quello di Palazzo Chigi o appunto del Senato oppure della Camera. Però la RAI è stata zitta, nessuno, TG1, TG2, TG3, programmi di approfondimento, Santoro, tanta gente. Bisognerebbe chiedersi perché questa donna è sceso il silenzio, è calato il silenzio su di lei, come se fosse scomoda, o come se fosse scomodo parlarne. Esatto, toccava andare a bussare a porte che magari era meglio lasciare chiuse, cioè si sarebbe in sostanza, probabilmente sarebbe scoppiato uno scandalo, se posso dire, però sarebbero comparsi i nomi di una serie di persone, anche molto importanti, che lei frequentava, con Aldo, senza Aldo, non lo so, ma insomma che lei frequentava, e tra questi toccava andare a chiedere, senti, ma tu sai nulla, l'hai fatta sparire, cioè non sai niente, ma c'erano motivi, ricatti, non so. Questo è probabile. Conto che lei frequentava anche contemporaneamente, aveva frequentato Aceti e quell'altro simpatico signore che poi finisce, cioè insomma nel processo del mostro di Firenze, cioè non è che frequentava ambientini tranquilli, a parte Aldo, dico a Coteo se vuoi, poco prima o durante anche in realtà. Insomma, quindi toccava mescolare in qualche modo tutto un milieu, diciamo, politico, anche intellettuale, con della feccia terrificante. Il risultato, esatto, è stato sgradevole, no? Intellettuale, giornalistico. No? Però abbi pazienza, tra le cose sgradevoli che oggi ti ho scritto ce n'è un'altra che riguarda una, così, non una scoperta, ma insomma un'analisi ancora. Quella però non è sgradevole, quella è molto interessante invece. Insomma, è un argomento, diciamo. Facciamo due chiacchiere, parliamo del mostro, del collezionista di ossa della Magliana. E già che ci siamo, per chiudere in bellezza, parliamo anche della squartata dell'Ardeatina. Sono argomenti che interessano. Però, prima di dirlo, cioè, rinquadra nuovamente il momento, la scoperta. Che il radio e anche tele, in qualche modo, spettatori in questo momento collegati e i futuri che potrebbero guardarlo su YouTube, sanno perfettamente di cosa stiamo parlando. Ma nella sostanza, verrà ritrovato un scheletro alla Magliana formato dalle parti di 5 scheletri diversi, 3 donne e 2 uomini. Esatto. Questo scheletro, vicino allo scheletro, viene trovato un borsello nel quale al cui interno c'è un mazzo di chiavi e una carta d'identità. Però poiché chi ha messo lo scheletro ha dato anche fuoco, le serpaglie tutto attorno, anche questo borsello piglia fuoco. Quindi la carta d'identità un po' è bruciacchiata, però la polizia riesce a scoprire lo stesso di chi è. Ed è una persona che era scomparsa 4 anni prima. Questa persona scompare all'età di 77 anni, ma attenzione, non faceva un lavoro qualsiasi, era un decoratore che lavorava per il Vaticano, va bene? E lavora per il Vaticano, e tutti gli anni nei quali succedono una serie di cose, tra cui anche ovviamente la scomparsa di Emanuele Orlandi. Va bene, lasciamola lì questa storia. Adesso passiamo al 2011.
Quindi questo succede nel 2007, nel 2011, esattamente l'8 marzo, un camionista passa una via, passa sull'Ardeatina e vede qualcosa in un prato a fianco alla strada, guarda, si ferma con camice, oh cavoli, è un cadavere. Chiama, insomma, arriva la polizia, arriva tutta la giostra, morale, non è proprio un cadavere, è un pezzo di cadavere. È un busto con più due braccia, rivestito, con su un giubbotto, la maglietta, mezzo corpo, tagliato, segato, via la testa e via le gambe, svuotato all'interno, insomma, una cosa terrificante. E dici, vabbè, che c'entra con quell'altro, no? Con lo scheletro della Magliana di 4 anni prima e così via. Tra l'altro, bisogna aggiungere un particolare. L'8 marzo 2011 è anche il giorno nel quale il giudice che ha in carico l'inchiesta sullo scheletro della Magliana, di cui ho appena parlato, decide di archiviare. Proprio l'8 marzo 2011 archivia. È lo stesso giorno in cui si trova questo pezzo di cadavere smembrato. E anche lì, vabbè, chi se ne importa, no? Ci sono coincidenze. No, qui ce n'è un'altra. A distanza di, bah, vogliamo dire 2 chilometri, forse, ma neanche, sulla stessa strada Ardeatina, poco più su da dove sono Roma, c'è una struttura segreta, e quando dico segreta intendo segreta, del Vaticano, nella quale vengono internati, o quantomeno vengono rinchiusi, se preferite, tenuti lì, insomma, scegliete voi il verbo che volete, insomma, questo è, vengono internati i preti pedofili, i preti che sono, diciamo, hanno delle psicopatologie gravi, non gli fanno, è una specie di test TSO in salsa vaticana, fai conto, no? L'Oasi di Helim. Sì, esatto. Poi ci fu un'associazione di cattolica che disse, no, momento, accidentaccio, ma quest'Oasi di Helim è a 200 metri da un asilo dove vanno i nostri bambini. Vabbè, poi la cosa scoppia un po' di uno scandalo, vabbè, sono però l'Oasi, poi la trasferiranno, tra l'altro, quest'Oasi, perché era troppo bello lasciarla lì in bella vista, ormai era nota a tutti, no? Allora, quindi... C'è una cosa in più, una testimone nota esattamente nella prima mattinata dell'8 marzo 2011, un'auto, una berlina molto grossa, di colore blu, che va su e giù, su quel pezzo di strada. Questa testimone non lo sa che c'è lì, per cadavere, deve essere ancora scoperto quel pezzo di cadavere, però si incuriosisce di sto fatto. Ora, la testimone... si potrebbe anche definire una persona che era lì per meretricio, mettiamola così. E comunque, lei è sicura di questa testimonianza? Io l'ho vista, sta auto, ci andava su e giù lentamente, poi si è fermata anche, quando la persona che le parla dice, ma dove si è fermata? Più o meno lì dove c'era questo pezzo di cadavere. Allora, riepilogando... Libero, cioè questo signore, che questo pensionato, sparisce, mai più trovato, perché Roma è il posto, scusa, dico Roma perché a Milano queste cose non succedono, comunque, magari succederanno anche a Milano, per il momento non accadono, la città nella quale uno va in Piazza Farnese, sparisce. Uno esce di casa, una via, la Rosati, scusa, l'Esse Rosati, esce di casa, sparisce. Io ne ho scritte di storie, almeno 3-4 donne, e spariscono nel nulla. Roma è questo posto qui. Bene. Il pensionato sparisce, ricompare un cadavere, anzi uno scheletro. Tutti pensano che sia il povero pensionato, però la famiglia dice no, momento, ma è molto più lungo di nostro papà, il figlio. Dice no, questo non può essere mio padre, è alto, sembra uno scheletro di 1,80, mio padre era alto, se no, 1,70, non è possibile. Per scrupolo, la procura dice vabbè, va, non si ricorda manco quanto è alto suo figlio, suo padre, facciamo un'indagine di DNA. Ci mettono 3 anni a fare indagine del DNA, quindi immaginate anche questo figlio che sono 3 anni che aspetta e qualcuno gli dica se quella è la salma di suo padre, non sono cose neanche così. Per un DNA volendo ci vogliono anche 3 ore, non 3 anni, no? Se c'è una certa urgenza, diciamo. Evidentemente non c'era. Dopo 3 anni scoprono che sono 5 cadaveri che corrispondono a quello scheletro. Ebbene, quali sono i parallelismi? Da una parte c'è una persona che sparisce, viene fatta ritrovare, ovvero sia, viene mandato un segnale. Qualcuno porta questo scheletro in un campo nel quartiere della Magliana, dà fuoco alle serpaglie, arrivano i pompieri, perché l'incendio era grosso, quindi è stato fatto, proprio incendiato apposta quel posto, non la sigaretta, non so.
per di più lascia lì un borsello che è quello del signore che era sparito. Dentro il borsello c'è la carta d'identità, come a dire, oh, vedete, non sbagliarvi, proprio lui, sto parlando proprio di lui. Quindi trovano lo scheletro formato da 5 cadaveri, al fianco trovano le tracce, come a dire, questa è la persona che l'ha scomparsa, ma non ve la faccio ritrovare, vi dico solo che c'entra con lo scheletro. Questo lavorava per il Vaticano, faceva il decoratore, che entrava nelle chiese, nei cimiteri, dove volevi tu, nelle cripte, un po' dappertutto, era un decoratore, un raffinato decoratore, tra l'altro. Magari era quello che ha decorato la tomba di De Pedis, la butto lì, non lo so, può darsi, poteva farlo, sicuramente. Perché la lastra tombale di De Pedis è stata fatta da un decoratore che era tra i decoratori che hanno fatto anche le lastre tombali dei papi. Papi inteso come Giovanni Paolo I, Papa Luciani, eccetera. E gli altri e anche qualcuno precedente. Insomma, quindi parliamo di questo genere di professione. Bene, questa persona scompare, ricompare il borsello più un cadavere, anzi uno scheletro formato dai pezzi di 5 cadaveri, dopodiché, dopo 4 anni, il giorno che archiviano questa inchiesta, trovano un pezzo di cadavere e a distanza di 2 chilometri c'è il luogo dove internano i preti psicopatici. Scusa, avete pazienza, cioè io non voglio fare... Cioè, sembra un romanzo di Chandler, cosa posso dire? Sembra tratto da un romanzo di Agatha Christie, cioè a volerlo scrivere probabilmente non saremmo stati così fantasiosi, Igor, tu e io, cioè perché veramente un incastro degno di Dan Brown, ecco, se mi viene in mente qualcosa... Dan Brown. Un incastro da Dan Brown. Però non è un incastro da Dan Brown, questi sono fatti accaduti. Ed è importante che tu l'abbia detto, perché così magari... noi comunque continueremo, io so che tu stai continuando a cercare di capire che cosa è accaduto, andando a guardare anche le minuzie, e questo... Tra le minuzie ce n'è un'altra, giusto che ti dico, non la sai perché non te l'ho raccontata ancora. A 150 metri dal luogo dove hanno trovato il cadavere, il pezzo di cadavere sull'Ardeatina nel 2011, c'è una chiesa ortodossa. Anzi, un priorato proprio ortodosso, che venne anche riconosciuto da Giovanni Paolo II, romeno. Allora, chi l'ha visto, cercando di capire chi sia, qual è l'identità, insomma, di questa poveretta, giovane tra l'altro, una donna poteva avere tra i 20 e i 35 anni più o meno, alta, ma probabilmente era anche una donna molto, molto bella, insomma, è andata in Romania. Chi l'ha visto, ha fatto una trasmissione in Romania, in un programma tipo Chi l'ha visto però in Romania. Io non so perché la Shelley sia andata lì, magari glielo posso chiedere a Federica, perché siamo amici di telefono, glielo chiedo, ma non lo faccio neanche, non ha importanza. Quello che conta però, questa curiosa coincidenza per la quale Chi l'ha visto va a fare questa cosa proprio in Romania, non in Bulgaria, in Ungheria, perché alla fine quei paesi, cioè non, perché proprio la Romania? Qualche idea l'avrà avuta, non so quale, non so, loro non lo dicono perché vanno in Romania, perché pensano che potrebbe essere Romania. Sicuramente è anche curioso il fatto che proprio lì vicino ci sia, tra l'altro io ho telefonato, perché poi sai che sono terribile, però ho chiamato, ho detto, ma scusate, voi accogliete anche persone che magari sono in difficoltà, perché insomma è una struttura molto grossa, quella non è una chiesa così. E mi ha risposto un prete ortodosso, un prete ortodosso che mi ha detto recentemente, tipo 10 giorni fa, ha detto sì, qualche volta sì, così. Poi ho domandato, ma per caso voi fate prodotti, diciamo, artigianali, magari li vendete, non so, per aiutare anche la comunità così. Producete anche ombrelli? Lo sto dicendo come lo sto dicendo a te adesso. E questa persona è rimasta assolutamente silenziosa, come se gli avessi detto, ma producete anche bombe a mano? No, perché? Con un tono seccato, ma perché me lo chiede? Dico, no, così è una curiosità, niente di più, era solo questo. In realtà non è una curiosità, ovvero sia, è una curiosità, però è una curiosità motivata, perché conficcato nel cadavere di questa povera disgraziata hanno trovato un pezzo, l'assassino conficca dentro il cadavere un pezzo di un ombrello. Non lo so,
suggestioni, chi lo sa, boh, si può insistere, no? Magari, ci può insistere, sì. Magari vai di persona, Igor, glielo chiedi, no? Certo. Certo, adesso le nuove analisi del DNA possono approfondire molto, perché si può identificare anche il fenotipo di una persona, si possono identificare le origini genetiche, se viene dall'est Europa. Mi chiedo se tutto questo sia stato fatto in questo caso. Penso che l'abbiano fatto, perché su questo caso il RIS ha lavorato moltissimo su questo pezzo di cadavere che ha ritrovato, Non è una cosa abbandonata, anzi, io spero, mi auguro che abbiano notato questa strana coincidenza, che il giorno che archiviano questo fa trovare un pezzo, perché è come dire, scusate signori, ma guardate che io continuo a prendermi in giro, mica ho finito, non penserete mica che ho finito col cadavere che i pezzi che ho lasciato. Adesso passiamo a quelli, diciamo, non ancora scarnificati, vi lascio i pezzi in giro. Perché, scusate, prima di aver composto lo scheletro con 5, tra l'altro scheletro formato da 3 persone morte tra 2002 e 2006, e viene trovato nel 2007, attenzione, non stiamo parlando del 1980. Quindi, queste persone sono morte, i loro cadaveri sono stati scarnificati, alcuni pezzi, cioè di ossa dello scheletro, sono stati giuntate. Tra l'altro, con grande abilità, non c'è nessun osso doppio. Quindi, chi ha fatto questa operazione conosce perfettamente lo scheletro umano. Perché una cosa è mettere insieme 2 tibie e 2 femori, sono buoni tutti, no? Magari anch'io, non so. Ma mettere insieme 100 e passa ossa di uno scheletro non è così semplice, non sbagliandosi. Perché poi, attenzione, tu pensi, vabbè, piglio uno scheletro solo, non mi sbaglio, giusto? Ma se io ti metto su un... io ti metto, no, ma insomma, quello che si è trovato a mettere insieme... ovviamente 5 scheletri, no, e ha detto aspetta, piglio un pezzo di questo, un pezzo di quello, un pezzo di quell'altro, deve conoscere bene l'anatomia, molto bene. Max, mi ricordo male che sempre test del DNA erano stati svolti su quello, il multischeletro, diciamo, della Magliana. Esatto, e avevano trovato che una delle ossa apparteneva a un parente di non una persona, o mi sbaglio? La madre del... Ma guarda, in realtà non è proprio così, perché... Allora, hanno fatto i test a campione del DNA non sapendo che si trattava di 5 di 5 cadaveri, Quindi ne hanno preso un pezzo e hanno detto, oh no, questo non è un osso del figlio, perché avevano il DNA del figlio del suo signore scomparso. Porca, è di un altro. Oh, fammi vedere quest'altro. Non è che ha fatto il test di tutte le ossa di quello scheletro. Magari sono 10 cadaveri, non lo so, Hanno fatto i campioni solo di 5 rilievi, scoprendo 5 DNA diversi, capisci? Però, quello è proprio quello relativo al cosiddetta la parente, che sarebbe una donna, in realtà, non un uomo, di cui fa parte, diciamo, l'hanno fatto sul mitocondriale, che non è così preciso come, capisci, un esame che lascia come aperto, quello nucleare, sì, diciamo, l'esame che lascia aperto un ventaglio. Esatto. Quindi potrebbe, come potrebbe anche non esserlo in realtà. Per di più la polizia, non è che sono tutti, non stiamo parlando di rimbambiti, sono persone preparatissime che fanno queste indagini, cioè sono risaliti nel labbro genealogico di questa famiglia andando indietro di 100 anni. Per tutti i documenti che era possibile rintracciare, quindi escludo che si sia sfuggito la parente, insomma, non scherziamo. Insomma. È vero che, se non dico male, un ramo di questa famiglia era di origine ebraica, se non dico male, per cui magari certi documenti possono essere scomparsi durante il fascismo, è possibile, ma insomma è una famiglia che è sempre vissuta a Roma, non ha fatto cose strambissime, non arrivava, che ne so io, dalla Russia piuttosto che dall'Indocina, insomma. Quindi è difficile che abbiano sbagliato non trovando proprio la parente. Hanno detto che nello spettro del DNA ci poteva stare che fosse, non che dalla zia, insomma. Ecco. E un'altra ipotesi che avrei fatto sicuramente anche tu, ma nei cimiteri vengono effettuate traslazioni, esumazioni, estumulazioni, esatto, periodiche. Tra l'altro, gli annunci di questi processi, di queste azioni, avvengono anche
insomma, sono degli atti pubblici che si trovano anche tante volte sui siti dei comuni, no? Allora io mi dico, magari una persona che lavora in un cimitero, no? E che si occupa per lavoro di queste traslazioni, di queste manipolazioni di tombe e di ossa, non potrebbe avere voluto fare lo scherzetto, adesso mi diverto un po' con queste, ecco, ossa? Questo è stata l'unica cosa, è stata accertata al 100%. La risposta è no. No, perché in Italia da oltre 100 anni, anzi un po' di più, tutte le salme sono chiuse in barre di legno contenute da una barra zincata. Quindi non c'è alcun dubbio, questo è stato chiarito in maniera categorica dal RIS, non c'è alcun dubbio che non si, che possa trattarsi di pezzi di cadaveri di persone sepolte, poi per mille motivi qualcuno ha fatto quello che tu hai detto. No, assolutamente no, perché non ci sono tracce di zinco o di legno su queste ossa, e ci sarebbero, perché se fosse così, lo scheletro, sicuramente ci sono chissà quante migliaia di scheletri dentro le bare, forse centinaia di migliaia di scheletri nelle bare in Italia, ma il punto è che tutti essi hanno delle tracce riscontrabilissime di decadimento, di zinco o di legname. Quindi proprio no, queste ossa non appartengono a persone che sono state sepolte come vengono cristianamente sepolte in Italia tutte le persone. Però c'è un altro luogo, un altro tipo di luogo che mi viene in mente come possibile deposito, diciamo, di scheletri, che sono i musei di storia naturale, di anatomia, e i dipartimenti di anatomia delle università. E ancora meno possibile quello che stai dicendo, perché in questo caso la provenienza è proprio certificata, cioè non c'è alcuna possibilità al mondo che in un reparto, che ne so, anche semplicemente nella facoltà di medicina, piuttosto che ci siano così pezzi di cadavere che vanno in giro, boh, chissà di chi. I famosi corpi donati alla medicina, ce ne sono tanti, di corpi donati alla medicina, vengono rigorosamente catalogati, il DNA viene rigorosamente segnato, se non è il DNA c'è, diciamo, la traccia di tutto ciò che... E quando vengono finiti di usare vengono inceneriti, non c'è alcuna possibilità. Faccio un esempio, se ti laurei in medicina, c'è un esame non di anatomia, ma nel caso ti voglio diventare un anatomopatologo, fai un esame per il quale tu devi conoscere molto bene anche i propri tessuti e lavorare sui cadaveri, insomma, no? Quindi a ciascuna di queste persone viene affidato un pezzo di cadavere, per far bene in breve. Ovviamente dentro la facoltà, nell'obitorio, strutture delegate a questo compito, ma non esiste al mondo che questi cadaveri sono tutti segnati, si sa tutto di tutto, schede, guarda. Vabbè, poi ci sono i database, insomma, hai voglia. Beh, comunque... Ci sono i database, no? Del... Esatto, cioè non... No, e soprattutto non in questo periodo, soprattutto se... Cioè, se avessero detto, guardate, sono cadaveri di persone morte tra il 1940 e il 45, cosa è successo tra il 40 e il 45? La guerra mondiale. E allora è possibile, no, che ci siano pezzi di, sa Dio, poveretti, di morti per la guerra. Qui per le persone morte, tre sono morte fra il 2002 e il 2006, ma di che stiamo parlando? Non scherziamo, ma questo qui è uno che ha fatto 5 omicidi, 3 omicidi, gli ultimi 3 sicuro, diciamo in sequenza si può dire, no? E poi Deborah, andiamo a chiudere? Sì, devo dire, una serata veramente, i nostri ascoltatori hanno commentato con molto interesse, non hanno fatto tante domande perché erano molto interessati a quello che stavano ascoltando. Sono piaciuti molto, anche sono piaciute le digressioni sui fratelli Rosselli. Su Amalia Rosselli volevo dirti io una cosa, che quando ero studente... Amalia Rosselli, sì, perché anni fa, quando ero studentessa a Roma, una sera l'ho incontrata a una serata al Jackie O e mi ha colpito perché di lei non avevo mai letto nulla, ma mi colpì, sapevo la storia dei fratelli Rosselli, sapevo del barbaro omicidio della Cagoule, così si chiamava l'organizzazione in Francia che si occupò di questa strage,
E mi ricordo che aveva uno sguardo, Amelia Rosselli, tristissimo, il più triste sguardo che da ventenne io avevo mai visto. E mi colpì e non me lo scorderò mai. E per cui, ecco, quando poi tu hai raccontato quello che sai, quello che hai vissuto, hai dato anche un po' una spiegazione a quello che io ho visto tanti anni fa. E ti ringrazio per questo e so che i nostri ascoltatori lo hanno molto, Deborah, molto apprezzato. Deborah, ascolta, quando vidi, incontrai un'unica volta il padre di Gabriella Bise a casa sua in Viale Tunisia, mi accompagnò nella stanza di sua figlia. Sì. E entrammo, la porta era chiusa, entrammo, e mi avvicinai, c'era ancora il suo tecnigrafo, i suoi lavori, pensa, papà ha tenuto tutto. Apre un cassetto di scrivania, mi mette in mano il suo portafoglio, quello che avevo ritrovato nella borsa famosa nel Prato, a fianco ad Aurelio, mesi dopo. Guardo, vedo la carta d'identità, la ridò, chiude tutto, li mette nel cassetto, usciamo. Quest'uomo guardava sempre a terra, non mi ha mai guardato in faccia, neanche quando ha aperto la porta, attenzione. Dopodiché mi accompagna in cucina e dico, ma insomma, senta, allora è veramente finita. Poi guarda, è finita, non voglio più saperne. E allora, senza dire niente, ritorna, va di nuovo verso la camera di sua figlia, io lo seguo. La camera aveva due finestre d'angolo, fai conto, una camera rettangolare con una finestra sul lato e una finestra sull'altro, d'angolo proprio, sulla strada. È entrato il sole, cioè c'era il sole in quel momento lì, era un giorno, un giorno feriale verso mezzogiorno, e c'era il sole. Io ho guardato a terra, c'erano le orme nella polvere dei nostri piedi, che eravamo entrati in quella stanza. Vuol dire che in quella stanza non era entrato nessuno per anni. L'aveva aperta apposta per me, suo padre. Cioè, ti giuro, mi si è stretto il cuore, ho detto, ma non è possibile una roba così. Quando mi dice poi, sa, poi mio figlio, cioè, il suo figlio Alessandro non c'è. Ma no, è andato via, non lo sento da anni. Quest'uomo viveva da solo, in una casa dove era circondato dai fantasmi, capisci? E questa è la ragione per la quale mi sono detto, cazzo, io voglio andare in fondo a questa storia. Ci ho messo un po' di tempo, devo dire, ma ho cercato uno per uno tutti quelli che la conoscevano, gli erano vicini, parenti, amici stretti, ex fidanzati, ex mogli cornute, scusate la brutalità, perché poi questo è accaduto, che avevano mille motivi per ucciderla, tra parentesi, perché uno di coloro che avevano un'ottima ragione per ucciderla era la moglie di Mauro Gandini, santi Dio, ha dormito nello stesso letto dove dormiva lei, scusami, va via lei, arriva l'amante, insomma, per di più l'amante poteva pure fregargli il marito, che era pure miliardario, perché il padre era miliardario, cioè Lido Pace, le aziende collegate, proprietà fino nei Caraibi, attenzione, possedevano mezza isola nei Caraibi, Gandini padre, ce n'era di motivi per ammazzarla, Gabriella, volendo vedere. Cioè, direi che è un movente grosso come una montagna, no? Cioè, fregare il marito, fregare i soldi, fregare tutto. Eppure il letto dove stavo dormendo. No, amica mia, capisci? Quindi, questa era uno dei moventi, una delle persone poteva averla uccisa. Quindi un dedro, da dove entri, in questo dedro al centro, devi sempre all'omicidio di Gabriella Bisi. Parti dalla moglie dell'amante, vabbè, avevo motivo. Il cognato, anche il cognato aveva dei motivi. Trafficava smeraldi clandestinamente con dei trafficanti brasiliani e la frequentava. Boh. Banda di gangster, Quezel, un clan di gentaccia, tagliagole proprio, amici suoi, insomma. In casa sua, porta aperta, 2 milioni, ma ti pare che una ragazza va in vacanza, una donna si porta 2 milioni in contanti nell'87 con i bancomat, in biglietti da 100.000, oddio, di plastica. Oddio, in Liguria, a Santa Margherita, il cash bisogna averlo perché il bancomat non lo vuole quasi nessuno, gli sportelli bancomat che non hanno mai soldi. Parlo dei prelievi a bancomat, non di pagare col bancomat, io parlo dei prelievi. Sì, Nell'87 sì. Ce n'era come di bancomat in Italia. E poi, sì, scusami, tu 2 milioni in contanti, avendo una casa, facendo una vacanza modestissima, quello sarebbe stato. Ma stiamo scherzando, ti devi portare 2 milioni in contanti in giro, perché poi ti devi portare in giro, se 2 milioni. Sì, li spenderai, ma intanto hai sempre la preoccupazione dove cavolo li metto, li lascio a casa, una porta di carta velina, manco corazzata, la aprivi con un cacciavite. La trovano aperta la porta di casa sua, aperta, cioè aperta. Ma le indagini... sul tavolo.
E lei è indagini... mandata a me essere un prato. Dai, su. Ma Max, perché hanno riaperto le indagini? C'è qualche parente che è rimasto, che ha fatto pressioni? No. Qualche avvocato? No, non l'avevo detto. Io. Hanno riaperto su quello che ho scritto io. Ma non pubblicato. Scritto a chi dovevo scriverlo. Per cui quello che hai scritto è servito per riaprire le indagini? Sì. Qualcuno che aveva investigato all'epoca dell'Arma dei Carabinieri, che l'indagine l'ha fatta sul serio, a differenza della polizia, che ahimè non le fece, a un certo punto, quando ho messo insieme tutto quello che avevo raccolto, l'ho scritto, che era prima del testo che tu hai letto, che ti ho mandato, Igor, ho detto, guarda, per me le cose stanno così, fa, oh cavolo, ma scusa, diciamolo un attimo a chi devo dirlo, l'ha detto, e sono ripartite in contemporanea Nada Cella e Gabriella Bisi. La differenza è che il caso Bisi è inabissato, nel senso che c'è giustamente moltissimo riserva, perché è un caso che può veramente fare molto rumore, perché sì. Confermo, ho chiesto informazioni e devo dire che mentre per il caso di Nada abbiamo trovato appunto la strada giusta, siamo riusciti ad avere carte dell'inchiesta, insomma abbiamo letto tutto e insomma poi ne abbiamo già parlato in varie occasioni qui. Per quello che riguarda invece il caso di Gabriella Bisi, la risposta è stata no comment, che vuol dire... Un altro che archiviò è lo stesso di Nada Cella, cioè quel genio, no, che perché insomma inchiniamoci al genio veramente di questo signore che ha pensato bene con prove, vabbè, insomma, è successo quello che è accaduto con Nada Cella, giusto? Lo stesso prima aveva archiviato il caso Bisi, non facendo approfondimenti di alcun genere. E qua mi fermo. Bene, allora torneremo con Max presto, appena l'avvocato che sta seguendo il caso di Katrin Skerl, esatto, ci darà l'ok, esatto, e la intervisteremo e forse riusciremo a raccontare qualcosa di più. In ogni caso, l'intenzione di Max e mia è quella che non appena i documenti saranno disponibili, i documenti dell'inchiesta, naturalmente ovviamente non metteremo in giro le foto del cadavere, ma appena i documenti dell'inchiesta, quelli significativi, saranno disponibili, li distribuiremo sulla rete, in modo che tutti, perché c'è un grande interesse relativamente al caso di Katrin Skerl, li renderemo note, quello ovviamente che si può rendere noto nel rispetto della privacy, eccetera, 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 però insomma faremo quanto è possibile per far sì che si torni a parlare anche di, potremmo dire, della piccola Katie. Sì, che chissà, magari che qualcuno che sa, perché ci sono persone che sanno, sia della morte che di altre morti, magari parli, magari anche anonimamente, non c'è bisogno di dire. Esatto, anche anonimamente. Ma anche anonimamente, però parli accidentaccio, parli. Non si può dire bomba segreto di questo genere, che è veramente terrificante. Non so se poi lo sanno che dopo c'è l'inferno, ma insomma comunque. Bene. La consolazione è che dopo c'è l'inferno. Comunque, complimenti Max Parisi, perché insomma la riapertura di un'inchiesta, di indagini su una donna dimenticata è un grande traguardo, per cui davvero complimenti. Ho trovato l'assassino, quello che lo traguardo, poi fare un po' di rumore, sai. Cioè a me sinceramente, guarda, sì, però insomma, quello che conta è il fatto che qualcuno abbia giustizia. Io credo che anche al di là, esatto, di tutto, non c'è più suo padre, va bene, poverino, è morto di vecchiaia perché era anziano. È molto anziano, però insomma che abbia giustizia. Sono amici suoi, io ho conosciuto amici di Gabriella che sono ancora lì col cuore infranto. Ci sono persone che hanno sofferto, suoi amici, per essere accusati di essere loro i complici dell'omicidio. Ma roba da matti, guarda, hanno fatto un'inchiesta, delle boiate inaudite sull'inchiesta su Gabriella Bisi.
Io conosco almeno 5 persone, ho conosciuto suoi amici che non conoscevo prima, li ho conosciuti perché, dico, vabbè, anzi uno di loro mi cercò e disse, va bene, vengo a raccontare quello che ho scoperto, voi siete gli amici più intimi di Milano, e l'ho fatto. Oh, questi li hanno accusati, anziché cercare veramente l'assassino, che magari si poteva trovare già quasi subito, hanno pensato bene di mettere sotto inchiesta loro per concorso in omicidio volontario. Ma che stiamo scherzando? Qui stiamo parlando di persone assolutamente che non c'entrano né tanto né poco. Magari qualcuno ha avuto anche paura, sai, magari qualche professione è stata incrinata da queste accuse. Attenzione, eh. Certo. Magari qualcuno ha avuto paura di finire come Gabriella Bisi. Io so di una sua amica che si è inabissata, nel vero senso della parola, professionalmente, e secondo me temeva e continua a temere che l'assassina Gabriella Bisi la uccida. Non sto scherzando, parlo sul serio. Ma per queste persone, per dare giustizia anche a queste persone, bisogna far di tutto per trovare finalmente chi ha ucciso Gabriella Bisi. Qui non è un caso dimenticato. Dimenticato da chi, dall'opinione pubblica, che cammina guardando per aria, ma esatto. Persone che hanno vissuto questa esperienza sulla loro pelle, beh, insomma, dimenticata no. Certo. 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 Poi, grazie, Max. Va bene. Grazie, grazie, Max. Daniele, Daniele Bronzi. Si Gabi, eccomi qua. Amici. Lui si chiamava Gabi, Gabriella Bisi, la Gabi. Gabi. La Gabi. Ciao a tutti. Ciao, Gabi. Daniele, noi siamo pronti a salutare voi e i nostri ascoltatori. Grazie per lo spazio che ci avete concesso anche questa volta. E speriamo appunto che i nostri ascoltatori abbiano gradito soprattutto il fatto che noi cerchiamo di offrire una trasparenza maggiore di quella che è normalmente disponibile con le certo. storie. Certo. Con i nuovi dati e con questa voglia di proseguire su questo percorso per chiarire situazioni che da troppo tempo non sono chiare. Perfetto. E con questo ringrazio con questo, Max, la buonanotte. Grazie Igor. Grazie. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Grazie a voi tre. E aggiungo velocemente quello che ho scritto anche. Chi dei ascoltatori ha un'ulteriore domanda lo può scrivere nei commenti e Igor e Max o chi dovere risponderà. Grazie mille, buonanotte. 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 Ciao a tutti, a giovedì. Ciao. Ciao.